Benvenuti a questa edizione online del Linux Day 2021. Io sono Giuseppe Aceto, l'attuale presidente del NALUG, l'associazione di utenti GNU/Linux di Napoli, e questo evento è un evento annuale in cui facciamo quello che è l'obiettivo della nostra associazione, la divulgazione su temi che riguardano il software libero. E solitamente è un evento dal vivo, quindi a parte i relatori potete incontrare i soci del NALUG, che sono molti, attualmente sono più di 50 gli iscritti. E solitamente durante il Linux Day sono a disposizione per condividere le loro esperienze o anche le loro competenze per installare e configurare dispositivi o software e così via, oltre alle presentazioni che si avvicendano sul palco. E prima di dare spazio alle presentazioni di quest'anno, vi presenterò un po' l'associazione, gli obiettivi, i principi a cui si ispira e che cerca di divulgare, di far conoscere, e daremo un po' quindi di contesto, di conoscenze a contorno, per meglio apprezzare gli interventi e inquadrarli un po' nella tematica più ampia delle libertà digitali. E passo quindi a presentarvi il NALUG. Scusate. Il NALUG è un'associazione culturale non a fini di lucro. È stata costituita nel 2007, ma in realtà da quasi un decennio prima, degli appassionati di software libero, di tecnologie informatiche digitali, si riunivano per discutere di queste tematiche e soprattutto per condividere le esperienze, le prove, i tentativi, i fallimenti e quindi quest'opera di condivisione e di mutua divulgazione già esisteva prima della Costituzione come associazione culturale. E il punto in cui si riunivano insomma, quelli che poi sono diventati i soci di questa associazione era l'ex facoltà di ingegneria a Piazzale Ticchio, fuori Grotta, Napoli. E molti erano studenti di quella facoltà, ma insomma c'erano soci, c'erano appassionati di varia estrazione culturale e anche insomma varie attività professionali. L'obiettivo poi di questa associazione culturale è stato definito come la divulgazione, la promozione degli ideali che riguardano il software libero, tra cui il sistema operativo GNU/Linux e le libertà digitali in generale, con iniziative del tipo riunioni, diciamo, didattiche condivisione più che altro, spesso fatte all'università, alla Federico II, e poi l'organizzazione di eventi divulgativi più grandi come il Linux Day, ad esempio, presso istituti, scuole e così via. Iniziative come la colazione con il pinguino, quindi la mattina, per far conoscere questo mondo del software libero. Ma diamo delle definizioni per capire di che cosa si sta parlando in pratica. Il software libero è un software che è caratterizzato da dare delle libertà. Siamo abituati a conoscere le licenze d'uso del software, che invece le licenze che chiamiamo software proprietario, perché questi diritti che vengono legati sono di proprietà dell'autore del software che ne rilascia licenza d'uso condizionato a una serie di divieti che immagino conoscerete: non è possibile fare delle copie, non è possibile studiare, fare reverse engineering
di un software per capire come funziona, come è fatto, non è possibile modificarlo, non è possibile ridistribuire né in forma originale né in forma modificata il software. L'esatto contrario di quello che il software libero invece concede all'utente, la libertà di eseguire il software per qualsiasi motivo si voglia, in qualsiasi condizione, su qualsiasi hardware, alla libertà di studiare il software per capire come funziona, per capire come è fatto. E per poter godere di questa libertà è necessario avere il codice sorgente. Poi la libertà di ridistribuire il software. Lo uso, mi piace, lo voglio dare ad un amico, ad un collega, ad un familiare, oppure e voglio che anche loro siano liberi poi di ridistribuirlo a loro volta. La possibilità di migliorare il software, quindi modificarlo, aggiungere delle funzionalità, eliminare dei difetti, i bug, gli errori, i problemi di sicurezza e così via. Anche per questa libertà c'è bisogno di avere accesso al codice sorgente. E ovviamente nella libertà 2, per ridistribuire, si intende sia il software nella versione originale, sia nella versione modificata, migliorata. E quindi, con il contributo di altri, successivo all'autore iniziale o al gruppo di autori iniziali che l'hanno diffuso. Quindi, vedete, è esattamente il contrario di quello che si trova come software proprietario. E il punto importante è un aspetto etico e di libertà. Ma com'è nato questo concetto di software libero? Risale al 1984, quando uno studente dell'MIT, un ricercatore, scusate, dell'MIT, Richard Stallman, che fino a pochi anni prima aveva goduto di quelle libertà perché, essendo tra i pochi che avevano accesso a sistemi di elaborazione che erano piuttosto rari presso le università, centri di ricerca, esercito, o grandi aziende, gli utenti di questi sistemi di fatto già si scambiavano il software, già nella pratica godevano di queste libertà, avevano questo gentleman's agreement con cui condividevano le loro esperienze e modificavano il software, ridistribuivano le versioni aggiustate, migliorate, evolute. Questo negli anni Ottanta aveva iniziato a essere vietato dalla pratica di distribuire il software con delle licenze proprietarie. L'allora nascente industria del software aveva inventato così una licenza che vietava dei diritti e concedeva dietro pagamento soltanto la possibilità di usare il software tenendo per i detentori di diritti d'autore di quel software tutte le libertà. E nel 1984 viene fondato il progetto GNU, che è un progetto che prevede di creare un intero sistema operativo libero, quindi che concede, coperto da una licenza, che concede le libertà, in modo che un utente sulla propria macchina può mettere quello che vuole, usare la macchina come vuole. E il software, ovviamente, è lo strumento con cui si possono fare le cose su un elaboratore. Nel 1985 nasce la Free Software Foundation, che è un'associazione, è un'organizzazione che tutela proprio i progetti che diffondono il proprio software con software libero, tutela legalmente, quindi si occupa anche della difesa in sede legale degli autori che hanno diffuso il software coperto da questo tipo di licenza libera che lascia i diritti all'utente e magari si sono visti utilizzare il proprio software in altri progetti proprietari, quindi senza che sia rispettata la propria volontà di lasciare libero la propria creazione. Molto più tardi, nel 1992, uno allora studente dell'Università di Helsinki, Linus Torvalds, scrive il kernel Linux. Il kernel è un pezzo centrale di un sistema operativo che comprende tante cose. GNU, il progetto GNU puntava a creare un intero sistema operativo, mancava ancora un pezzo, ma c'erano tanti
tante utility, tanti pezzi importanti come il compilatore, la shell, che sono state usate tra l'altro dal Linus Torvalds per scrivere e completare il suo kernel. Quindi noi chiamiamo il sistema operativo che è derivato da GNU con tutti quanti le utility, i pezzi, più il kernel Linux, chiamiamo l'intero sistema operativo GNU Linux. Nel 1998 viene coniato anche il termine open source, che è una visione più, se volete, tecnocentrica più che etica di questo concetto di distribuire il codice sorgente di un software in modo che possa essere ispezionato e modificato, ampliato, utilizzato da altri. In questa organizzazione, in questo, diciamo, filone di programmatori che hanno scelto il concetto di open source, il punto importante sono i benefici tecnici, pratici, se volete, che derivano da diffondere il software con una licenza che garantisce la libertà del software libero. Quindi, anche se sono dei progetti diversi, hanno dei punti di vista diversi, condividono una buona parte degli scopi. Infatti, tra l'altro, si utilizza un termine che li raggruppa entrambi, da free software e open source software. Si parla di FLOSS, Free Libre Open Source Software. Quindi, insomma, anche se possiamo fare dei distinguo sulle motivazioni, e queste ovviamente hanno un impatto sulle scelte, ma c'è una grande sovrapposizione tra questi due, chiamiamoli, movimenti, uno etico, un altro tecnologico. E oggi, insomma, questa storia ha portato alla diffusione di Linux, GNU Linux e del software open source e software libero in tantissimi ambiti applicativi. In realtà, buona parte dei server che offrono i servizi in internet sono in esecuzione con una variante di un sistema GNU Linux spesso. E gli stessi telefonini Android, rilasciato per la prima volta nel 2008 come Android Open Source Project, e quindi completamente open source, anche se le versioni che troviamo nei telefonini adesso non sono la versione open source del sistema operativo, ma hanno delle parti di software proprietario. Ma c'è una versione completamente open source rilasciata da Google stesso, su cui viene fatto sviluppo, e i risultati di questo sviluppo sono condivisi. È anche uno sforzo collaborativo. Ma oltre nei server, che quindi vedete qui nell'angolo a destra, e i vari dispositivi che accedono ai servizi, ad esempio cloud, che sono realizzati tramite quei server, anche in altri dispositivi insospettabili, per esempio nella robotica, nell'automotive, si è diffuso l'uso di open source, e si possono trovare dei progetti completamente open source avanzati di ricerca in questi ambiti applicativi. Un aspetto importante che caratterizza il software open source o free software o FLOSS in generale è la licenza con cui viene distribuito. E ve ne sono tanti tipi, e una di quelle più comuni, più diffuse nel mondo open source sono le licenze cosiddette permissive, BSD-like. Dal nome di una delle prime licenze di questo tipo, sono dette permissive perché lasciano le libertà del software libero all'utente e non chiedono nulla in cambio, consentendo tra l'altro anche che questo software venga incluso in progetti proprietari e quindi finisca lì la condivisione del software e delle libertà. Mentre nel mondo del software libero la licenza che viene consigliata più spesso è la prima che è stata creata apposta, poi nella versione 2 che si è diffusa molto di più, è la General Public License, GNU General Public License, che invece prevede una clausola che, oltre a rilasciare tutte quante le libertà del software libero,
chiede che nel momento in cui il software viene distribuito ad altri, oppure è stato modificato e poi nella forma modificata viene distribuito ad altri, debba essere consegnato con la licenza GPL, quindi con la stessa licenza con cui è stato ricevuto. Quindi se io prendo il software degli altri, lo posso usare, posso fare quello che voglio, posso modificarlo e me lo tengo per me, non devo rilasciarlo. Ma nel momento in cui voglio ridistribuirlo gratis, a pagamento, non ha importanza, quando lo ridistribuisco a qualcuno, lo devo ridistribuire con la licenza GPL. Quindi con la stessa licenza che ha dato a me queste libertà, io non posso negarle a chi riceverà il mio software, a differenza delle licenze permissive che permettono questo. E ci sono state delle varianti a queste licenze free software, di software libero. Per esempio, ci sono dei dispositivi hardware, abbiamo visto Linux è stato usato un po' dappertutto, e alcuni dispositivi hardware hanno adottato lo stratagemma di mettere dei controlli, delle policy di gestione dei diritti digitali. Che significa? C'è un blocco hardware che impedisce di usare su un particolare dispositivo delle versioni di software, di Linux e altro software, diverse da quelle che ha messo il produttore del dispositivo. Che cosa significa? Significa anche se il software è libero e rispetta, per esempio, la forma della GPL, non ne rispetta la sostanza, perché anche se sarà possibile modificare il software e ridistribuirlo in forma modificata, quando si andrà ad utilizzare questo software sul dispositivo che è protetto da DRM, non funzionerà. Quindi in realtà non sarà possibile usare quel software che era libero, è stato sfruttato da qualcuno commercialmente per far funzionare il proprio dispositivo e non viene restituita la possibilità, non viene concessa la possibilità di modificarlo e continuare a usarlo sul dispositivo. Quindi c'è una versione, la GPL versione 3, che vieta di usare software libero su dispositivi che hanno dei blocchi hardware. Quindi se vuoi mettere i blocchi hardware, ti devi sviluppare il tuo software, non puoi prendere del software libero fatto dalla comunità coperto dalla GPL versione 3 e poi negare la libertà che è stata concessa a te a chi riceverà il tuo dispositivo con quel software solo. C'è un'ultima variante notevole: dalla diffusione dei servizi cloud c'era un altro stratagemma per evitare di rispettare i vincoli della GPL, quindi di restituire alla comunità quella che si era ricevuto tramite il software coperto dalla GPL, era invece di ridistribuire il software, usare quel software per fornire dei servizi da remoto, dei servizi di rete, quindi in cloud ad esempio. Quella era difficile dimostrare che fosse una ridistribuzione del software e quindi non era obbligatorio per chi prendeva il software open source, lo eseguiva su una macchina e usava quella macchina per offrire dei servizi ad un utente, non era obbligato a concedere all'utente nessuno dei diritti, nessuna delle libertà che aveva ricevuto con quel software. Quindi c'è un'altra versione, la Affero GPL versione 3, che vieta a chi vuole offrire dei servizi cloud di usare del software libero a meno che nel software libero, usando quel software libero, dà anche all'utente che riceve il servizio la possibilità di ricevere il sorgente e di poterlo modificare. Quindi da questo punto di vista, l'uso di un software per fornire un servizio da remoto viene visto con questa licenza come una ridistribuzione del software e quindi richiede che chi offre il servizio con un software che ha ricevuto libero con la GPL Affero versione 3 debba, quando offre il servizio, dare anche il sorgente. Se lo modifica e usa la versione modificata per offrire quel servizio, deve dare il sorgente della versione modificata. Se non gli piace, se lo fa da solo. Le licenze coprono anche ambiti, insomma, che vanno oltre il software. Per esempio, nei progetti open hardware, in cui le specifiche per costruire dei dispositivi hardware sono rilasciate liberamente, quindi
in una forma molto simile a quella dello spirito del software libero. Tra l'altro, queste licenze dell'open hardware prevedono che se c'è una parte software che fa funzionare il dispositivo, questa parte software deve essere rilasciata con licenze libere. Quindi, vedete, c'è anche un matrimonio tra dei movimenti con intenti o filosofia simile per molti punti di vista. Ci sono tante diverse associazioni con diverse definizioni di open hardware, quindi bisogna andare ad approfondire. Questo è un insieme delle tematiche di cui ci occupiamo nell'associazione, con tanti interessi molto vari per esperienze personali o anche professionali e commerciali. E quindi questi sono gli argomenti di cui discutiamo, oltre a specifici software, come risolvere problemi tecnici, come fare questa particolare operazione con quel particolare software e così via. Queste sono spesso delle discussioni che adesso avvengono sui canali Telegram e in condizioni normali avvengono nelle riunioni periodiche che facciamo di persona. E tra l'altro, insomma, questa varietà di contesti applicativi, di interessi, un po' si riflette anche nella serie di interventi che avremo adesso a seguire in questo Linux Day. E vado a presentarvi la lista, che è molto varia, va da blockchain e digital advertising a una testimonianza di una carriera. Esperienza professionale molto, molto legata all'open source, questa è in forma di intervista. Abbiamo un esempio di robotica libera con l'associazione Minds Hub, un progetto cyberorto, e piattaforma cloud gaming per giocare a vecchi giochi arcade da remoto. E anche il punto di vista di un umanista in questa età digitale in cui l'informazione è conservata e diffusa, condivisa con questi nuovi mezzi, con queste nuove pratiche. Quindi, prima di lasciarvi a questi nostri ospiti, vi ricordo quali sono i contatti social della nostra associazione con cui ci potete raggiungere e con cui potete rimanere aggiornati sulle nostre attività. Se siete interessati, potrete diventare soci e avrete accesso al canale Telegram, che è un po' il punto di incontro attualmente dell'associazione. Abbiamo diversi canali tematici, anche alcuni semplicemente di chiacchiera, così molto varia, molto libera, oltre a quelli più tecnici di helpdesk. Ovviamente sul sito del NALUG, www.nalug.tech, potete trovare, oltre agli eventi, un po' di informazioni sull'associazione, anche delle risorse come i video delle precedenti edizioni di questo evento, quando era fatto di persona, e altre informazioni simili. Detto questo, passo a ringraziare i relatori che sentirete tra poco e anche gli altri membri dell'organizzazione che si sono prodigati per rendere possibile anche questa edizione online, nella speranza che poi potremo di nuovo riprendere con le versioni di persona in eventi più grandi, come siamo abituati ormai da anni. Buona visione, buona continuazione. E vi aspettiamo. Mi chiamo Michele Spina e sono laureato in ingegneria informatica all'Università di Napoli Federico II. L'argomento di cui voglio parlare oggi è targato Free Software, il cui fondatore è Brandon Eich, ovvero il cofondatore nonché ex CEO di Mozilla Firefox. In particolare, il progetto Brave è ambizioso e lungimirante, in quanto vuole cambiare un sistema
ben radicato, quale il sistema attuale di digital advertising. Di fatto, al centro di tutto, al centro del progetto Brave, ci sono velocità, privacy e sicurezza. Quello che vogliono fare è cambiare proprio la base del sistema, passando da un sistema click-based che conosciamo a un sistema basato sull'attenzione, in cui un utente viene remunerato in seguito all'interazione con l'annuncio pubblicitario, che avviene come forma di notifica privata del sistema operativo. Quindi l'utente non è per niente forzato a visualizzare l'annuncio. La remunerazione avviene mediante token, in particolare il BAT, il Basic Attention Token, sempre firmato Brave Software. Questo è praticamente uno smart contract caricato sulla piattaforma Ethereum. Quindi lo scopo finale è quello di utilizzare proprio questa blockchain come piattaforma di microtransazioni a supporto di questo nuovo modello di digital advertising. Prima quindi di approfondire il sistema in tutte le sue parti, è bene parlare della tecnologia alla base, quindi blockchain, smart contract e quindi token e la piattaforma Ethereum. Le blockchain non sono altro che delle basi di dati condivise e distribuite su di una rete, in grado di memorizzare in maniera sicura e permanente dei record chiamati transazioni. Le caratteristiche principali che hanno portato alla luce questa tecnologia distribuita sono la decentralizzazione, quindi garantendo resilienza al sistema, disintermediazione, eliminando quindi gli enti fidati centrali, trasparenza e verificabilità e immutabilità del registro a meno del consenso della maggioranza della rete. Il termine blockchain deriva proprio dalla struttura particolare di questo database, che è strutturato appunto come una catena di blocchi, letteralmente. In ogni blocco, infatti, oltre le transazioni, che sono l'unità atomica di archiviazione, troviamo anche un riferimento al blocco precedente mediante una funzione hash. La catena di tutti i blocchi rappresenta una sorta di libro mastro, un registro, appunto detto ledger, che viene scaricato da ogni nodo che decide di partecipare alla rete. Qualora però un nodo avesse intenzioni malevole, potrebbe pensare di modificare il registro, così magari accreditandosi criptovalute o token in più. Questo però non può avvenire perché il registro è costantemente associato anch'esso a una globalmente a una funzione hash. Se quindi un nodo decidesse di modificare il registro, il codice hash non combacerebbe più con quello dei nodi restanti della rete e quindi il tentativo sarebbe del tutto vano. All'interno dei blocchi quindi troviamo le transazioni, l'unità atomica di archiviazione, atomica poiché non possono esistere in uno stato intermedio o risultano non valide o valide, provocando così il cambiamento di stato globale del registro. L'oggetto della transazione può essere anche un cryptoasset, quindi come un token o una criptovaluta, quindi oggetti che hanno un valore. Ovviamente all'interno della transazione troviamo anche sorgente e destinazione. Di fatto, ad ogni nodo appartenente alla rete è associato un indirizzo, ottenuto partendo dalla sua chiave privata mediante vari passaggi crittografici. Questo è chiaramente univoco. Uno smart contract invece non è altro che la traduzione in codice informatico di un evento condizione-azione, quindi una sorta di contratto. Unendo le due tecnologie, quindi implementando gli smart contract sulle blockchain, otteniamo numerosi benefici, tra cui c'è senza dubbio la fiducia nella blockchain che sostituisce la fiducia nell'intermediario. Inoltre, le parti interessate hanno la certezza dell'esecuzione dell'azione al verificarsi della condizione. Il tutto avviene in maniera totalmente trasparente, poiché parliamo sempre di un sistema distribuito. A questo punto possiamo introdurre i token. I token non sono altro che un'informazione memorizzata all'interno del registro. Questi rappresentano una forma di diritto che sia valore, proprietà o accesso a servizi. Vengono definiti in tutte le loro caratteristiche mediante smart contract. Dopodiché sarà la blockchain a occuparsi dello scambio e della distribuzione. Il BAT appartiene alla famiglia dei fungible token, ovvero dei token che sono tra loro interscambiabili. Per fare un esempio, qualsiasi banconota da 5 euro vale sempre 5 euro. Il meccanismo è lo stesso. Abbiamo quindi anticipato
che il BAT è stato sviluppato sulla piattaforma Ethereum per creare un sistema di micropagamenti. La piattaforma Ethereum, la blockchain Ethereum, è immaginabile come un'enorme macchina virtuale che quindi possiede memoria e che può eseguire del codice. Codice che, a differenza di tante altre blockchain, inclusa quella di Bitcoin, è un codice Turing complete. Sulla piattaforma è possibile creare due tipi di account. Uno è l'Externally Owned Account, l'EOA, dedicato agli utenti, il cui costo è nullo. Mentre per creare un account di tipo contract si va a pagare una commissione, poiché si va a occupare appunto dello storage nonché che della potenza computazionale per runnare il codice dello smart contract. Come preannunciato, qualsiasi cosa che si trovi sulla blockchain è trasparente. Di conseguenza, attraverso etherscan.io possiamo tranquillamente visualizzare lo smart contract che definisce il token BAT. Questo è l'indirizzo. E come si può vedere, il token BAT è sviluppato nel linguaggio di programmazione Solidity e rispetta uno standard, lo standard ERC20. Questo prevede che innanzitutto venga definito un nome e un simbolo e anche la precisione decimale, che è un aspetto economico. Dopodiché le funzioni standardizzate sono quelle che riguardano l'interfaccia, quindi vediamo la funzione che ci restituisce il bilancio, il trasferimento, un trasferimento di tipo programmato, l'approvazione, il permesso per appunto programmare il trasferimento e poi abbiamo due eventi che notificano l'avvenuto trasferimento nonché l'approvazione. Il codice in realtà è piuttosto intuitivo e non è diverso da un tipico programma di trasferimento e di rappresentazione di conti bancari. Ciò che realmente interessante è anche la libreria SafeMatt. Infatti, la libreria SafeMatt è stata creata con lo scopo di impedire uno dei principali attacchi che ha messo seriamente a rischio la stabilità dei token, ovvero l'Integer Overflow Attack. In questo attacco, l'attaccante forza dei valori che sono eccessivamente grandi per essere processati. La soluzione sta semplicemente nell'utilizzare degli asserti che verificano prima di compiere la determinata azione se è possibile effettuarla o meno. Dopo aver visto come è implementato il BAT, è bene parlare della sua funzione all'interno del progetto Brave. Innanzitutto, il browser Brave è un web browser totalmente open source, che conta attualmente 25 milioni di utenti mensili e 26 milioni di BAT remunerati agli utenti. Al centro del progetto c'è privacy e sicurezza e hanno l'intento di correggere il mondo di internet che attualmente loro considerano rotto. Il BAT in realtà è solo una delle tante feature che implementa il web browser Brave. Innanzitutto, in primo piano, abbiamo lo Shield, che implementa un adblock, controlla i cookie, fa l'upgrade delle connessioni da HTTP a HTTPS, blocca gli script e i tracker cross-sites, e già questo migliora tantissimo l'esperienza dell'utente, velocizzando di molto la navigazione. Poi supporta le estensioni, perché Brave è basato su Chromium, di conseguenza supporta tutte le estensioni del Chrome Web Store. Poi supporta la rete Tor, senza l'installazione dell'apposito browser. C'è il supporto a BitTorrent, c'è il supporto a IPFS, che è un file system distribuito. E infine abbiamo il Brave Reward, che è proprio il meccanismo che utilizza BAT. Come detto in precedenza, il team di sviluppo della Brave Software considera rotto l'attuale sistema di digital advertising. Infatti, nella loro visione, gli utenti sono sfruttati, i publisher subiscono un danno economico e gli inserzionisti perdono preziose informazioni. Infatti, secondo i dati raccolti da loro stessi, che sono visibili nel white paper del BAT pubblicato a febbraio del 2021, gli utenti consumano il 50% dei loro dati mobili solo per caricare le pubblicità. Inoltre, queste ultime riducono del 21% la batteria dei device e rallentano di 5 secondi il caricamento delle pagine richieste. La privacy è completamente violata, infatti il numero di siti con più di 70 tra tracker e malware è aumentato del ben 132% in un solo anno. I publisher invece sono fortemente danneggiati economicamente.
Di fatto l'utilizzo di ad blocker è stimato su più di 600 milioni di dispositivi, un danno che va a sommarsi poi alla detrazione di guadagno imposta dai grandi colossi di internet come Google e Facebook. Inoltre, la fitta rete di middleman, di intermediari, porta con sé una complessità che implica un costo che va a impattare sul guadagno dei publisher e sul costo da pagare per gli inserzionisti. Inoltre, la complessità della rete porta anche a una cattiva gestione e elaborazione dei dati raccolti e quindi ciò rappresenta una falla nel digital marketing delle imprese. Brave vuole quindi cambiare rotta, spostandosi verso la trasparenza, il rispetto e il profitto, cambiando quindi un sistema che non porta vantaggio a nessuna delle tre parti interessate, ovvero publisher, utenti e inserzionisti. Il sistema proposto è basato sull'attenzione, quindi innanzitutto c'è da capire cosa si intende per attenzione. Infatti è difficile, senza violare la privacy dell'utente, rivolgendosi quindi ai grandi colossi dei dati, assicurare una pertinenza del contenuto degli annunci proposti. Di conseguenza, Brave monitora del tutto localmente, in maniera anonima, l'utente, andando a valutare il tempo passato su un certo contenuto e i pixel a schermo rapportati a quelli rilevanti. Dopodiché, il machine learning integrato con il software va a elaborare di nuovo tutto localmente i dati, rispettando così la privacy dell'utente, senza rinunciare però alla pertinenza dell'annuncio. A questo punto all'utente viene proposto l'annuncio in forma privata, mediante notifica del sistema operativo, e sarà a discrezione dell'utente se visualizzarla o meno. Se l'utente decidesse di visualizzare l'annuncio, a quel punto si innesta il movimento di token. Infatti, l'utente viene remunerato per l'attenzione data all'annuncio e il publisher verrà remunerato in base a quanta attenzione l'utente ha dedicato alla pubblicità. Le metriche per stabilire l'attenzione sono tante. Attualmente quella più interessante è quella del punteggio concavo, dove si stabilisce una funzione con soglia e decrescente. Si parte da 25 secondi, a cui viene attribuito al publisher un punteggio di 1, fino ad arrivare a 12 minuti di visualizzazione, dove al publisher viene dato un punteggio di 7. Chiaramente, più alto il punteggio, più è la remunerazione, il profitto per il publisher. Dal punto di vista invece dell'inserzionista, questo invia insieme alla pubblicità anche una quantità di token. Di questa quantità, quindi, una parte andrà agli utenti, una parte andrà ai creatori di contenuto e una parte andrà a Brave. È così, quindi, che tutte e tre le parti interessate hanno un profitto, poiché l'utente viene rispettato, la privacy non è violata e soprattutto visualizza l'annuncio solo se vuole e sotto remunerazione. Il profitto per i creatori di contenuto è superiore, mentre gli inserzionisti hanno un feedback molto più sincero, poiché la pertinenza è più appropriata. È quindi così che viene utilizzata la piattaforma Ethereum come sistema di microtransazioni. Il BAT è poi spendibile, così come una criptovaluta, in quanto, come già detto, fa parte della famiglia dei fungible token. In loco, quindi implementati nei web browser, c'è la possibilità anche, ad esempio, di fare donazione ai content creator. Si pensa anche di utilizzarlo per gaming su blockchain o anche accesso a particolari servizi e contenuti, eliminando così gli enti centrali come le banche o PayPal. Da un confronto tra il modello tradizionale click-based e quello proposto dalla Brave Software attention-based, si evince come quest'ultimo sia preferibile rispetto al sistema tradizionale. Infatti, il nuovo sistema decentralizzato garantisce performance superiori nel caricamento dei contenuti, eliminando infatti il carico dovuto a banner e script. L'infrastruttura inoltre è completamente open source. L'overhead di banda è decisamente inferiore, garantendo quindi prestazioni globali migliorate. Inoltre l'utente ha una visione del contenuto non contaminata da pubblicità aggressive e talvolta anche fastidiose. Inoltre la misura dell'attenzione e l'attribuzione di un punteggio basato su di essa garantisce dati più validi e proposte più pertinenti rispetto all'attuale sistema click-based.
L'utente è effettivamente valorizzato e addirittura remunerato per la sua attenzione, non essendo più così l'oggetto dello scambio. I publisher percepiscono un profitto maggiore e gli inserzionisti un servizio più efficiente, il tutto grazie all'assenza di un sistema complesso che include numerosi passaggi di dati e numerosi intermediari. La privacy, infine, è al centro del progetto, perfettamente rispettata grazie alla memorizzazione solo locale dei dati, sistema crittografico tipico della blockchain e blocco di cookie e tracker. Nella pagina principale di Brave è possibile anche osservare dei dati raccolti dall'inizio dell'utilizzo del web browser. Nel mio caso ho fatto una reinstallazione pulita un mese fa. Qui troviamo il numero di indicatori e annunci bloccati. Qui troviamo la larghezza di banda risparmiata e qui troviamo il tempo risparmiato, dovuto appunto alla forte velocizzazione ottenuta. Se andiamo su un qualsiasi sito, possiamo vedere il numero di articoli bloccati, in questo caso 25 tra indicatori e annunci. È possibile vederli anche nel dettaglio. Andando invece su un sito che supporta la sua versione Tor, possiamo direttamente aprire tale versione, mentre qui vediamo il sistema di donazioni e il balance di BAT. E con questo si conclude il mio intervento. Spero di avervi quantomeno incuriosito. D'altronde, come ho detto all'inizio, è un progetto molto ambizioso che mira a cambiare un sistema immenso e ben radicato. Però ci insegna anche che un'alternativa trasparente e pulita c'è sempre. O, qualora non ci fosse, si può comunque creare. Ciao, sono Carla Del Nalug e oggi siamo qui con Alessandro Grande. Allora, Alessandro, parlaci un po' della tua esperienza, quindi di come sei passato dal lavorare da fisico a ingegnere elettronico e che cosa significa oggi essere anche a capo del product marketing di una startup che si occupa di intelligenza artificiale e machine learning. Carla, è un piacere essere qui, grazie mille per l'invito e per avermi invitato, insomma, a Linux Day Napoli. Sono felicissimo di essere qui e niente, ti do un po' un'introduzione alla mia esperienza che è stata, diciamo, particolare, quindi la voglio condividere col pubblico. Ho studiato fisica alla Sapienza a Roma e dopo, diciamo, la specialistica in fisica elettronica ho cominciato a lavorare come ingegnere elettronico ad ARM. Per chi non conosce, ARM è un'azienda che sviluppa design per microcontrollori e processori. Quindi ho lavorato lì come ingegnere elettronico. Nel mentre, però, ho cominciato, diciamo, a collaborare con varie community, sia nell'ambito educativo, quindi lavoravo con scuole e università, e sia nell'ambito, diciamo, open source. E quindi sono passato dallo sviluppare, diciamo, microcontrollori, o parte del microcontrollore, è molto complicato, quindi facevo solo una piccola parte, lavorare su software e a un certo punto ho deciso di intraprendere una nuova carriera dove ho cominciato a fare quello che in inglese si chiama developer advocate o developer evangelist, ovvero relazionarmi con comunità diverse che sviluppavano codice su ARM e riuscire a trovare praticamente un ponte tra le varie comunità e diciamo il lavoro che facevo io, il lavoro che facevamo noi. Quindi in qualche modo aiutare le comunità a sviluppare le varie community, quindi ti parlo di ROS, di Pixoc, di Raspberry Pi, Arduino, aiutarle a sviluppare codice migliore su processori ARM. E allo stesso modo, diciamo, riuscire a capire quali erano le cose, i problemi che magari avevano e quindi riuscire a capire come aiutarli meglio con processori diversi o implementazioni diverse dell'architettura. E quindi ho
ho fatto questo per un periodo ad ARM, fino a che poi a un certo punto ho cominciato a all'interno del, diciamo, dell'ambito del mio lavoro, mi sono occupato appunto di vari aspetti e a un certo punto mi sono reso conto dell'accelerare dello sviluppo di questi processori. Siamo passati da processori che avevano capacità molto ristrette a processori che erano in grado di fare molto molto di più di quello che facevano appunto 8 anni fa quando ho cominciato ad ARM. Questo mi ha portato un po' a cercare di esplorare in realtà le potenzialità di questi processori e riuscire a capire quali erano le limitazioni, se vuoi, dei processori stessi. E una delle cose, una delle tendenze qualche anno fa era proprio il machine learning su processori constrained, e quindi su embedded devices, quindi. E ho cominciato a studiare e lavorare su questo aspetto all'interno di ARM e ho scoperto proprio la potenzialità di questi processori e il fatto che riuscissero a fare machine learning in maniera efficiente, anche questi processori più piccoli. E da lì ho cominciato a esplorare un po' di più il software, cioè quindi proprio il software di machine learning, fino ad arrivare a, diciamo, entrare in contatto con Edge Impulse, che è un'azienda, diciamo, con base statunitense, che si occupa di proprio machine learning su embedded devices. E uno dei motivi per cui ho cominciato poi, sono passato, diciamo, a lavorare con Edge Impulse, è proprio per il modo in cui lavorano con le comunità, lavorano con la comunità di embedded, di sviluppatori embedded. E con questo intendo, diciamo, l'approccio è molto, è finalizzato sempre all'aiutare lo sviluppatore, invece che, diciamo, creare prodotti per aziende o altri business. È tutto mirato ad aiutare lo sviluppatore a fare quello che deve fare in maniera più efficiente. Quindi, diciamo, questo mi ha portato entrare appunto ad Edge Impulse e con la mia esperienza ad ARM ho poi avuto l'opportunità di entrare in questo ruolo come, diciamo, a capo del product marketing del tool, insomma. Quindi in realtà gestisco il marketing del prodotto. Però appunto, essendo un'azienda molto piccola, una startup di 30 persone al momento, in realtà facciamo tutti un po' tutto, e quindi tra le altre cose mi occupo anche sempre di relazionarmi con sviluppatori di tutti i tipi. Spero che questo ti abbia dato un po' un'idea di quello che ho fatto negli ultimi anni. Assolutamente, una gran bella carriera, possiamo sicuramente affermare. E quindi, diciamo, hai appunto affermato di aver toccato naturalmente il tema proprio del machine learning. Quindi ciò che noi ci chiediamo è sostanzialmente cosa significa per te machine learning e anche, diciamo, perché ne sei appassionato, come è nata questa tua passione. Benissimo, ti dicevo prima che quando, stando ad ARM, ho visto proprio l'evoluzione dei processori, no? Cioè, siamo arrivati, diciamo, mi ricordo un 15 anni fa quando ho visto la prima Raspberry Pi, no? Ero sorpreso dal fatto che potesse esistere un processore su una piccola scheda che facesse da computer. E questo era appunto 15 anni fa più o meno, e adesso siamo al punto in cui il computer in realtà è un piccolo Arduino, diciamo un microprocessore che è molto molto constrained. E quindi ho visto, diciamo, avendo visto questa esplosione di potenzialità sui vari controllori, i vari processori, mi sono sempre più avvicinato, come dicevo prima, al concetto di fare di più su questi processori, e quindi riuscire a fare cose più complesse, e tipicamente, diciamo, algoritmi, far girare algoritmi di machine learning su questi piccoli processori. E una delle cose che mi viene in mente, che ho sentito dire da un amico qualche tempo fa, era che siamo passati dal, quando stavo all'università, io mi ricordo che siccome studiavo, diciamo, fisica, programmavo, avevo amici che mi chiedevano che computer, mi consigli un computer da comprare, no? E quindi all'epoca tipicamente diceva: ma che cosa ci fai con questo computer? Che cosa ci devi fare? E le risposte erano multiple, e a quel punto tu dicevi: ok, scegli questo o quest'altro in base a quello che ti serve, no?
siamo passati da quello, da un mondo molto molto complesso in cui c'erano tanti processori diversi che facevano mille cose diverse, a un mondo in cui in realtà qualsiasi processore è in grado di fare qualsiasi cosa praticamente. Al momento, se uno ti chiede che computer vuoi, che computer devo comprare, che computer mi consigli, tipicamente gli dici che colore ti piace, che colore vuoi, e a quel punto, diciamo, può scegliere qualsiasi cosa, perché appunto la potenzialità adesso di calcolo è enorme su qualsiasi processore. E quindi questo mi porta poi di nuovo a parlare del machine learning e di che cos'è, no? Diciamo, spesso si sente il concetto di intelligenza artificiale nell'ambito, diciamo, dell'intelligenza artificiale, poi si sente parlare di machine learning. Però quali sono le differenze fondamentalmente? Diciamo che l'intelligenza artificiale è un po' questo concetto astratto che fondamentalmente, diciamo, è poco applicabile al mondo dei computer, soprattutto al mondo del mondo embedded. Quello che invece è applicabile è il machine learning, che in qualche modo consiste nel trovare regole all'interno del caos. Tu hai un insieme di dati che tipicamente non riesci a, per cui non riesci a individuare un algoritmo. Quindi io voglio capire in che modo questi dati evolvono, e non so dirlo con un algoritmo semplice, non riesco a farlo con carta e penna, e quindi mi comincio a porre il problema di come farlo, e a quel punto arrivano queste tecniche di machine learning o reti neurali. Anche alcune di queste reti sono molto profonde e si chiamano deep learning, metodi deep learning, e questi sono metodi in cui praticamente tu sviluppi una rete che non è altro che fondamentalmente moltiplicazioni e addizioni, in cui ogni blocco della rete ha al suo interno quello che viene chiamato un peso, che rappresenta un po', ogni blocchetto rappresenta un neurone nel cervello umano. Per questo c'è il paragone tra reti neurali e quello che si fa sui microcontrollori. Questi pesi all'interno di ogni blocchetto, quindi all'interno di ogni neurone, vengono adattati in funzione dei dati che gli vengono forniti. E tipicamente quello che si riesce a fare è si riesce a disegnare una rete che è in grado di apprendere dai dati e riesce a dare un output che è quello che si cercava. Cioè, nel senso, un esempio facile è: io voglio che la mia telecamera, che i dati che provengono dalla mia telecamera, vengono processati in modo da restituirmi un valore, diciamo, positivo quando vedo un gatto, e viceversa voglio che la telecamera venga processata, i dati provenienti dalla telecamera vengono processati e restituiscono un valore falso quando non vedono un gatto. E questo si può, questo sistema si può creare semplicemente su anche un microcontrollore con algoritmi di machine learning. Quindi, diciamo, il mio interesse relativo al machine learning è in realtà è legato anche al poter fare machine learning su device piccoli, perché una cosa che fondamentalmente non è molto nota è che fino a pochi anni fa si pensava che il machine learning si potesse fare solo su grandi server. Invece siamo passati da quello a poter fare machine learning su piccoli device. Però questo richiede tanto lavoro da parte dei sviluppatori, ma anche dei data scientist, che devono trovare modelli alternativi per poter fare le stesse cose, diciamo, in maniera più ottimale. Quindi, diciamo, queste due cose e questo trend al ridurre i modelli sempre più in maniera sempre più piccola sono molto interessanti, perché hanno tante potenzialità nel mondo dell'embedded. Ok, allora intanto grazie per questa risposta, che è stata sicuramente interessantissima. E in effetti ciò che abbiamo capito è proprio che legato al mondo del machine learning c'è appunto l'aspetto di dati, no? I dati che risultano essere qualcosa di fondamentale, soprattutto proprio nell'addestramento di una macchina. Però diciamo che i dati oggi si trattano in tante accezioni differenti. Si parla sempre più spesso proprio della questione della privacy dei dati, e infatti il
tema di quest'anno, del Linux Day, diciamo a livello internazionale, è proprio quello dei dati, in particolar modo dei dati, ma dati a chi? Quindi ci piacerebbe sapere qual è il tuo punto di vista rispetto al tema sia dell'appartenenza che della privacy dei dati, di cui oggi si parla appunto sempre più spesso ed è un tema sicuramente molto sensibile. Sì, assolutamente. Diciamo, il concetto di machine learning applicato a sistemi embedded è fondamentale per poter risolvere uno dei problemi, penso, più grossi che abbiamo in questo momento, che è quello della privacy dei dispositivi, no? Spesso uno utilizza dei dispositivi che mandano dati a un server remoto da qualche parte. E questo va benissimo se uno è sicuro che questi dati vengano, diciamo, tenuti in un server al sicuro, però, diciamo, ci sono stati molti casi in cui magari questi dati vengono manomessi nella comunicazione o sul server stesso. Quindi poter operare su questi dati direttamente sul sistema che raccoglie i dati stessi, quindi diciamo sull'edge del sistema, proprio sul device stesso che prende i dati, questo ci permette di non incorrere in questi altri problemi che sono quelli della condivisione dei dati con diciamo sistemi esterni. Quindi il processamento dei dati sul device embedded ci permette proprio di mantenere la privacy dei device, dei dati stessi. Quindi questo è, diciamo, un concetto molto figo dal mio punto di vista, perché con la potenza di calcolo dei nuovi device riusciamo a fare questo direttamente sui sensori. Quindi non pensiamo a computer piuttosto che macchine digitali come quella che sto guardando in questo momento, che sono magari più complesse, ma pensiamo a cose che non girano, che non fanno, non riescono neanche a far girare Linux, cose che tipici, diciamo, un esempio tipico è l'Arduino, cioè un Arduino che è un sistema molto semplice che riesce a far girare sistemi complessi al momento al suo interno e riesce a appunto dare significato a questi dati senza doverli comunicare a un'entità esterna. Se vuoi, un altro modo per vedere il machine learning è come un sistema che comprime dati. Con questo intendo il fatto che tu possa, diciamo, fondamentalmente passare da un insieme di dati molto grandi a capire quali sono i trend all'interno di questi dati e restituire un valore o una serie di valori, diciamo, e quindi sei passato dal gestire, incamerare e magari trasmettere una serie di dati a trasmettere magari un output che è quello, sì, ho visto il gatto o no, non ho visto il gatto. Quindi diciamo, ricordiamoci che quel tipo di output a questo punto ha perso tutto quello che era, diciamo, tutto quello che erano i dati sensibili, no? Perché appunto non vengono più passate le immagini, ma viene passato solo questo output. Quindi se all'interno di quelle immagini c'erano delle immagini sensibili, non vengono più comunicate all'esterno del device stesso. Quindi, diciamo, dal mio punto di vista, questo nuovo metodo, cioè il machine learning su embedded, ha aperto proprio la porta a poter mantenere i dati all'interno dei propri, diciamo, dei nostri oggetti che abbiamo senza doverli comunicare esternamente. Voglio aggiungere solo un'ultima cosa. Questo in realtà non è un concetto nuovissimo, tanto è che tutti i cellulari che abbiamo a disposizione, diciamo quasi tutti, fanno esattamente questo quando si utilizzano, per esempio, le parole chiave come Hey Google, oppure Siri, o Alexa, nel caso degli smart speaker e via dicendo. Quella parola chiave viene processata sul device stesso. Quindi già questo, diciamo, questo concetto è già utilizzato largamente all'interno dell'industria e, diciamo, quindi da qui c'è solo da crescere, c'è solo da fare di più. Non è una cosa così assurda, insomma, è una cosa che già viene fatta su larga scala. Ok, allora, grazie per quest'altra risposta. E, dunque, cambiando un po' argomento in un certo qual senso, però restando sempre nel tema, diciamo, di ciò che risulta essere importante nell'ambito dell'open source, qui forse un aspetto fondamentale è quello che rivestono le community.
Infatti, diciamo che solitamente le community tendono a facilitare la creazione e lo sviluppo di progetti. Quindi, vorremmo sapere qual è il rapporto della tua azienda, il tuo rapporto anche personale con le community, ad esempio, relative a software che hai usato oppure che hai contribuito a sviluppare. E quindi tu proprio come ti relazioni con le community? Quali sono le tue esperienze in merito? Guarda, partiamo dal fatto che una delle mie prime esperienze, diciamo, di software development è stata con la Raspberry Pi, no? Quindi, diciamo, dall'inizio ho sempre capito il potere non solo dei community, ma proprio dell'open source, e fino ad arrivare poi al lavoro che ho fatto ad ARM. Prima lavoravo all'interno del, appunto, facevo, diciamo, designer di sistemi hardware, dove ho collaborato con un progetto open che si chiama AMBA. Per chi non lo conoscesse, è un progetto di comunicazione tra processori, e quello che, diciamo, è stato sviluppato è un'architettura open che viene, diciamo, che ha vari contributori esterni. Quindi, diciamo, non è solo sviluppata da ARM stessa, ma è sviluppata in collaborazione con altri. E, diciamo, il motivo per cui viene fatto non è solo perché, diciamo, non è solo un discorso, se vuoi, ideologico, ma è anche un discorso pratico. Cioè, solo lavorando con altre persone all'interno dell'industria riesci a creare una specifica tecnica, sufficientemente adeguata per tutti. Quindi, collaborare in maniera aperta è fondamentale al fine di creare tecnologia migliore. Poi, diciamo, questa era parte, diciamo, la parte iniziale del mio percorso. E poi, diciamo, a livello, negli ultimi anni ho lanciato un progetto all'interno di ARM che si chiama l'Innovator Program, dove proprio lavoravamo con community e trovavamo, diciamo, questi sviluppatori che erano sviluppatori che lavoravano in open source, e li promuovevamo all'interno delle loro community, ma anche all'interno delle community, diciamo, di altre community. Quindi cercavamo di, se vuoi, mischiare le varie community e farle collaborare. E tutto questo era tutto open, quindi spesso utilizzavamo, per esempio, ovviamente GitHub, ma anche altre. Sto dicendo un'altra community perché in realtà lo è, ma è anche un altro sito che è Axter, dove si possono pubblicare progetti interi con tutte le open spec del progetto e codice stesso. Quindi, diciamo, utilizzavamo spesso Axter più GitHub per promuovere, promulgare, se vuoi, varie tecnologie e vari progetti che erano fondamentali, che erano spesso molto all'avanguardia. Quindi, diciamo, l'idea era quella di promuovere cose interessanti sviluppate diciamo, sviluppate dalle varie community. Poi, all'interno di Edge Impulse, invece, ovviamente, Edge Impulse si basa su TensorFlow Lite Micro. Per chi non lo conoscesse, è un progetto di Google. Uno dei nostri fondatori lavorava a Google e all'interno di Google ha sviluppato quello che si chiama TensorFlow Lite Micro, che è, diciamo, una versione di TensorFlow Lite per microcontrollori. Questo è una tecnologia che ti permette di far girare, appunto, modelli di intelligenza artificiale, di reti neurali, su microcontrollori. Questo è stato sviluppato completamente open source e, diciamo, Edge Impulse è un tool sviluppato al di sopra di questo progetto open source per facilitare la vita dello sviluppatore e in qualche modo per mettere insieme vari tool, alcuni open, alcuni proprietari, e per dare allo sviluppatore finale un tool, diciamo, semplice da utilizzare, al fine di velocizzare il suo sviluppo. Però, diciamo, tuttora, quello che produciamo, continua a essere, diciamo, dato indietro a Google, a TensorFlow Lite, quando riusciamo a, diciamo, a fare cose interessanti anche per TensorFlow Lite Micro. Allo stesso tempo stiamo collaborando con Harvard per dei progetti di nuovo open. E poi, ancora cosa importante, quello che, diciamo, che è l'output del tool, quindi quando tu sviluppi il modello, fai il training
e ottieni questo modello che può girare sul tuo microcontrollore oppure sul tuo device Linux, perché non gira, diciamo, quello che facciamo è agnostico al device stesso, quindi può funzionare sia all'interno di un Docker container su Linux oppure su un microcontrollore. Questo è completamente open source, quindi l'SDK e il modello, quindi il firmware o la libreria C++ è completamente open source, e in alcuni casi se sei interessato ad Arduino rilasciamo anche una libreria Arduino, ovviamente di nuovo completamente open source. Quindi diciamo, per concludere quello che ci tengo a dire è che noi non saremmo potuti esistere senza l'open source, e allo stesso modo diciamo non avrebbe senso il nostro lavoro senza ridare indietro alla community, ma anche diciamo in qualche modo lavorare con la community al fine di avanzare queste tecnologie, perché fondamentalmente poi alla fine questa tecnologia ha un valore solo se viene avanzata insieme all'interno della società tecnologica, diciamo, sia aziende, sia individui, sia università. Ecco appunto, quindi diciamo, riprendo un po' quello che già stavi dicendo, proprio per chiudere l'impatto, qual è stato l'impatto che ha avuto l'open source nella tua esperienza professionale e nel progetto che stai svolgendo anche con la tua azienda? Abbiamo capito che è stato sicuramente un impatto ben più che significativo, magari se puoi dirci qualcosa in più, quindi se diciamo qual è precisamente la tua idea appunto sull'open source. Guarda, forse diciamo ero già andato troppo avanti, quindi l'ho già quasi detto, però diciamo lo ripeto volentieri, cioè quello che insomma è fondamentale per me è punto numero uno è il fatto che nessuno di noi, no, al mondo, diciamo nel mondo tecnologico, sarebbe potuto essere dove siamo, dove sono, io non sarebbe potuto essere dove sono senza l'open source. Diciamo, nella maggior parte dei casi penso chiunque mi stia ascoltando, quando sviluppa codice va su Stack Overflow o GitHub e cerca pezzi di codice e li riutilizza, no? Quindi diciamo l'insegnamento, l'apprendimento, l'evoluzione di uno sviluppatore software è assolutamente diciamo legata all'open source e è facilitata dall'open source, quindi questo è senza dubbio. Poi diciamo c'è il concetto di dare indietro alle comunità, no? Quindi se tu diciamo ottieni dei vantaggi dall'open source, è importante che tu poi li dia indietro alla comunità che ti ha fornito quel codice in prima persona qualcosa, no? Quindi se fai delle modifiche, se fai dei cambiamenti, se aggiungi i pezzi, è importante che quei pezzi vengano restituiti. Questa è una cosa a cui io tengo particolarmente e a cui diciamo anche l'azienda diciamo tiene particolarmente, se no diciamo non ci avrei lavorato, ma comunque diciamo il concetto è che è una cosa che ormai dal mio punto di vista è se vuoi stabilita, è una cosa importante che capiscono tutti fortunatamente all'interno di questa industria. Quindi senza l'open source non esisteremo e senza l'open source non potremo avanzare la nostra tecnologia e le nostre ricerche e passare diciamo a fare cose ancora più fighe di quelle che facciamo oggi. Ottimo, va bene. Allora direi che è stato sicuramente una spiegazione ben più che interessante e spero ovviamente che qualcuno abbia trovato anche un po' di ispirazione la storia della tua, diciamo, della tua carriera, questa tua esperienza. E quindi a questo punto non posso far altro che ringraziarti per essere stato qui con noi e sicuramente diciamo auguriamo anche un buon proseguimento di giornata con i successivi talk. Carla, grazie mille, è stato un piacere, grazie mille per le domande e grazie al Linux Day Napoli per avermi fatto partecipare. Spero che diciamo la mia storia sia stata interessante. Se siete interessati a sapere di più potete contattarmi su Twitter, c'è il mio Twitter qui sotto, oppure la mia email è alessandro@edgeimpulse.com, quindi alessandro@edgeimpulse.com. Se volete sapere di più sono libero, diciamo, sono disponibile a parlare con voi. Grazie mille. Grazie ancora. We'll be right back.
Sono Fabio dell'associazione MindSub. Oggi vi parlerò dell'associazione, del nostro progetto più importante, ovvero CyberOretto, e di alcuni software open source che usiamo che abbiamo usato per costruirlo o che comunque usiamo nel nostro tempo libero. Allora, cos'è MindSub? MindSub è un'associazione di giovani e di entusiasti che nel tempo libero dedica del tempo all'informatica. Ci troviamo insieme ogni sabato per fare qualche ora assieme, sviluppare qualche pezzo di codice in condivisione. L'associazione è una no profit, quindi il suo scopo non è quello di fare soldi, ma quello di aiutare noi ragazzi a imparare cose nuove, a programmare in un contesto di condivisione e in cui bisogna saper condividere il codice, ad esempio usando Git, che chiunque scrive del codice per repository open source sa cos'è. L'associazione ha sede ad Ala, a sud del Trentino, e offriamo attività a tutti i ragazzi della zona. L'associazione ha qualche anno e è slegata da università o comunque entità scolastiche, però comunque svolge anche attività nelle scuole. E ad esempio uno dei nostri progetti recenti è stato un progetto un po' formativo, ovvero Navigare Sicuro, in cui abbiamo fatto spiegazioni su vari argomenti della sicurezza informatica per permettere a persone che magari non sono molto nell'ambito di capire un po' come funzionano alcune cose. E ad esempio io ho parlato di Immuni e del perché il fatto che sia open source ci garantisce abbiamo qualche garanzia in più, e comunque in generale ci teniamo ad usare software open source. Il nostro progetto più importante, come vi dicevo all'inizio, è CyberOrto, ovvero un orto autonomo. L'abbiamo presentato alla Maker Faire di Roma qualche giorno fa. È composto da un braccio meccanico che è in grado di muoversi su due assi per coprire tutto un piano e poi sull'asse Z per alzarsi e abbassarsi con una testina che è in grado di compiere varie azioni. Ad esempio è in grado di seminare, quindi sulla testina abbiamo un piccolo ago, o meglio, forse meglio non chiamarlo ago, quello è un po' il nome interno, è una siringa, un tubicino sottilissimo che è in grado di aspirare, grazie ad una pompa a vuoto, dei semini posti nelle vaschettine in cima al binario. E aspirando questi semini è in grado di tenerli su, muoversi dove serve, e poi scendere con la testina e appoggiarli o inserirli nella terra. E questo appunto ci permette di avere il seme nel terreno e farlo crescere dove ci serve, quindi sappiamo esattamente dove abbiamo seminato tutti i semi. Possiamo poi prenderci cura delle piante, quindi abbiamo il necessario per innaffiare, abbiamo due taniche d'acqua sul braccio. Queste vengono riempite grazie ad un tubo che arriva sempre sulla testa. Questo tubo aspira l'acqua da un serbatoio posto, diciamo, esternamente all'orto, carica i serbatoi e poi distribuisce l'acqua dove serve e quando serve. E in particolare ci tengo a dire che se una pianta ne ha bisogno una volta al giorno, gli viene data acqua una volta al giorno, quindi non ci sono sprechi di acqua, anche perché l'orto sa esattamente dove sono tutte le singole piante, quindi non viene latta l'acqua a casaccio, diciamo. Infine, l'ultimo attrezzo che ci serve per coltivare la piante è l'aratro. Il braccio meccanico è in grado di andare a prendere l'aratro, grazie ad un sistema di solenoidi, di calamita, insomma. L'aratro presenta una punta a cui si può agganciare, a cui il braccio si può agganciare, e grazie a questo è in grado di muoversi nella terra, far smuovere la terra, quindi ruotando. Ha una struttura con tante punte che scendono nella terra e appunto smuove la terra, e questo serve appunto non solo per fornire aria, tenere ossigenato, diciamo, il terreno, ma anche per togliere le erbacce. E proprio per questo abbiamo fatto un algoritmo di intelligenza artificiale che, a partire da una grande immagine dell'orto fatta dall'alto, è in grado di capire dove sono le piante e dove non ci sono. E grazie a queste informazioni sappiamo dove poter far scendere l'aratro senza distruggere tutto. In particolare, per fare l'immagine dall'alto dell'orto, non usiamo un'altra telecamera, non usiamo una telecamera messa in alto o cose del genere, anche perché a quel punto ci sarebbe un sacco di distorsioni, sarebbe davvero difficile ottenere delle informazioni utili.
E invece facciamo tante piccole immagini grazie ad una piccola telecamera messa sempre sulla testina. Questa telecamera viene spostata di 10 cm in 10 cm formando una griglia e poi vengono fatte tante piccole foto composte insieme e con questo si ottiene appunto l'immagine grande. Il braccio meccanico è in grado di spostarsi sull'orto e effettuare tutte le operazioni che ho appena descritto grazie ad un sistema di coordinate polari. E appunto, quindi c'è un binario centrale lungo il quale tutta la struttura, tutto il braccio si può muovere grazie ad un carrellino. Poi abbiamo invece un motore che ne permette la rotazione e infine il motore che lo permette di alzare e abbassare la testina. Data la struttura che abbiamo scelto, siamo in grado di allungare il binario centrale tecnicamente finché si vuole perché appunto l'unica limitazione è la larghezza che deve essere per forza di 3 metri, dato che il braccio è lungo 1,5 m e può spostarsi o a sinistra o a destra, ma di lunghezza è semplicemente un binario, come i binari dei treni si possono allungare finché si vuole, anche il binario del nostro orto si può allungare finché si vuole. E questo può permetterne l'uso comodo in serra, dove magari si può avere una serra molto lunga, o anche, non so, semplicemente sul terrazzo di casa in cui si sceglie la versione col binario più corto possibile e si lascia lì per coltivarsi il proprio orticello in autonomia. Ma ora passiamo a parlare delle componenti hardware che utilizziamo, in particolare concentrandoci su quelle open source. Come si poteva probabilmente supporre, utilizziamo un Raspberry, un vero, per chi non lo conoscesse, è un piccolo computer poco costoso che però ha tutte le funzionalità di un computer, quindi ci si può installare un sistema operativo e di solito ci si installa Raspbian OS, che è un sistema operativo basato su Linux. Ha l'accesso ad un disco che è rappresentato da una scheda SD in questo caso, ha delle USB e però è contraddistinto, diciamo, rispetto ai computer tradizionali. Beh, per il fatto che è molto piccolo, è una cosa grande così, ci sta sul palmo di una mano, anzi, occupa metà del palmo di una mano. E inoltre ha tanti piccoli pin a cui ci si può attaccare per effettuare varie funzioni. E noi in particolare usiamo quei pin per comunicare con i motori. In realtà non lo stiamo ancora facendo del tutto, lo faremo presto. Per comunicare con l'Arduino che al momento gestisce tutti i movimenti. Abbiamo attaccato due pin tramite il protocollo I2C. Abbiamo sviluppato una nostra libreria apposita per trasferire dati tra l'Arduino e il Raspberry. E appunto, come sto parlando dell'Arduino perché utilizziamo anche l'Arduino. L'Arduino è un piccolo circuito programmabile in C, è una cosa diversa dal Raspberry perché mentre il Raspberry possiede proprio un intero sistema operativo, si può considerare un computer a tutti gli effetti, l'Arduino è più per effettuare funzioni molto semplici, quindi attivare un pin, cioè far andare corrente su un certo pin, accendere una lucetta, quindi ad esempio, oppure comandare un motore accendendo e spegnendo i pin nel modo giusto per dare i tempi giusti. Cose di davvero basso livello. Arduino è un progetto italiano ed è completamente open source, tanto che ci sono varie aziende che prendono proprio l'intera schematica del circuito e la copiano per fare un prodotto loro. Noi utilizziamo due Arduini in particolare, utilizziamo un Arduino Mega per comandare i motori, utilizziamo anche un Arduino Nano, che in questo caso appunto non abbiamo comprato quello ufficiale perché avevamo bisogno che ci garantisse anche la possibilità di salvare dei log su una piccola micro SD e poiché l'Arduino normalmente non ha il supporto per le micro SD, abbiamo comprato un Arduino Nano sviluppato da un'altra azienda che ci aveva aggiunto, grazie appunto al fatto che tutto l'ecosistema è open source, aveva aggiunto al circuito uno slot per la micro SD. Questo Arduino Nano serve per gestire l'anemometro che abbiamo in cima al braccio. L'anemometro serve per registrare quando c'è troppo vento e fermare l'orto nel caso ci sia rischio di ribaltamento o cose del genere. Ferma l'orto e lo attacca ad un perno. Arduino è molto facile da programmare e si utilizza il linguaggio C++. E per caricare gli sketch sul circuito si può utilizzare ad esempio l'IDE ufficiale, anche se non è proprio, diciamo, il massimo, non è proprio ciò che ci si aspetterebbe da un IDE moderno. Si può però anche utilizzare un qualsiasi altro IDE che abbia supporto per Arduino, infatti, essendo tutto open source, non è un problema creare qualcosa basandosi sulla documentazione e sul codice già scritto da altri. Per questo esiste anche sviluppato ufficialmente da Arduino,
la Arduino-CLI, ovvero l'utility che si può utilizzare da linea di comando per caricare script Sketch su Arduino, e ne stiamo facendo uso per assicurarci che tutto possa essere eseguito nel modo giusto e per fare in modo che il caricamento dello Sketch su Arduino possa avvenire senza l'intervento umano, cioè semplicemente eseguendo un comando si può caricare lo Sketch su Arduino, non c'è bisogno che sia un umano che col mouse va a cliccare sul pulsante per caricare. E questo ci permette ad esempio di garantire l'aggiornamento del software dell'orto senza nessun intervento umano, semplicemente quando si accorge che c'è un aggiornamento lo scarica, esegue il comando per caricare lo script su Arduino basandosi su Arduino-CLI e poi siamo a posto. Al momento stiamo lavorando su un nuovo tipo di motori da utilizzare all'interno dell'orto che si attaccherebbero direttamente a Raspberry, mentre i motori che stiamo usando adesso sono attaccati e comandati da Arduino. Questi motori sarebbero i Motorfish. Ci sono stati forniti da Futura Elettronica, un nostro sponsor. Sono utili perché permetterebbero di assicurarsi che non vengano persi i passi. Infatti, nel movimento di un braccio meccanico, i motori fanno tanti piccoli passi e in base, non so, un passo corrisponde a, sparo a caso, un millimetro. E però certe volte, magari quando è sotto sforzo, potrebbe essere che un passo venga contato nel programma, perché il programma ha attivato i pin nel certo modo per fare in modo che il motore faccia il passo, ma in realtà il motore non è riuscito a fare il passo perché era troppo sotto sforzo, e in questo caso si dice che il motore ha perso passi. Grazie ai Motorfish, che sono detti diciamo dei motori con un encoder, siamo in grado di capire quando il motore ha davvero fatto il passo e adeguarci, e quindi ad esempio se non è riuscito a farlo, riprovare finché non ce la fa. Quindi utilizzeremo quelli e il vantaggio di utilizzare i Motorfish è anche il fatto che tutte le librerie che ci stanno dietro sono open source, quindi non siamo del tutto contenti di come si comportano di default perché abbiamo voluto farci delle modifiche, ma grazie al fatto che è tutto open source, è tutto online, non è proprio benissimo documentato, ma con un po' di tempo si riesce a capire cosa succede, siamo appunto in grado di modificarlo a nostro piacimento e far fare il motore esattamente ciò che vogliamo, ad esempio cambiando il metodo di comunicazione perché quello che c'era di default non ci piaceva, volevamo farne uno nostro. L'ente che sta dietro a Motorfish comunque sviluppa anche altre librerie che hanno a che fare con le schede Arduino e anche queste sono tutte open source. Passiamo ora a parlare delle componenti software che utilizziamo per il nostro orto. OpenCV è una libreria per l'analisi di immagini che tutti gli esperti nel campo conosceranno sicuramente. È open source, sebbene alcune parti siano sotto licenza a pagamento, ma noi non stiamo usando quelle parti. È appunto utile per l'analisi di immagini. Noi la utilizziamo per, ad esempio, togliere la distorsione provocata dalla telecamerina posta sulla testina del braccio, che alcune volte fornisce delle immagini distorte a causa di parametri che non sono sotto il nostro controllo e che agiscono direttamente sul modo in cui la telecamera cattura le immagini e comunque anche a causa dell'ottica che non è proprio di prima qualità in quanto non stiamo usando una telecamera super costosa. Poi utilizziamo OpenCV anche per comporre l'immagine grande a partire da tutte le piccole immagini. Presto abbiamo intenzione di utilizzarla anche per fare la structure from motion, ovvero date tante foto di una pianta da varie angolature, essere in grado di trovare il modello 3D di quella pianta, anche ad esempio per essere in grado di stimarne l'altezza, più precisamente che semplicemente facendogli una foto, di stimarne la dimensione e anche per mostrare una visione carina all'utente per fargli capire quanto è grande la pianta o altre informazioni utili. Per utilizzare OpenCV su Raspberry si può scaricare semplicemente il modulo, di Python che si può scaricare normalmente con pip, però se si vogliono usare dei moduli particolari che non sono inclusi nella versione base perché la versione base se no esploderebbe con troppe cose, bisogna compilare OpenCV a mano con i moduli che si vogliono e questo è quello che abbiamo fatto anche noi per poter essere in grado di appunto utilizzare la structure from motion che non è inclusa normalmente. Per l'intelligenza artificiale, ovvero per ciò che data l'immagine dell'orto capisce dove sono le piante e dove non ci sono. Abbiamo usato un modello di Keras. Keras è basato su TensorFlow, è un toolkit per TensorFlow.
TensorFlow è una libreria che appunto permette di sviluppare modelli di intelligenza artificiale, allenarli e poi utilizzarli. E il modello che abbiamo usato noi per fare la segmentazione, così si chiama, il distinguere dove c'è la pianta e dove non c'è. Per fare la segmentazione abbiamo utilizzato un modello fornito nella documentazione di Keras, ovvero il modello UNET. Keras è davvero ben documentato e è anche chiaramente tutto open source, sia TensorFlow che Keras sono completamente open source. La nostra intelligenza artificiale per capire dove sono le piante è quindi basata su Keras e l'abbiamo reso open source, e cioè tutto, è presente sia il modello già allenato che il necessario per eseguirlo e applicarlo ad un'immagine di dimensione variabile. È tutto presente su GitHub, sulla nostra repository, ci trovate cercando MindSub. Lì abbiamo aggiunto anche un po' di documentazione su come installare TensorFlow su Raspberry, che se si scarica normalmente si ottiene una versione molto vecchia. Come anche abbiamo anche spiegato come installare OpenCV, quindi se volete provare a farci qualcosa siete liberi di farlo. Infine, un ultimo componente software di cui vorrei parlarvi, che abbiamo deciso di utilizzare per la semplicità nell'utilizzo, per la documentazione davvero ben fatta e per la velocità nel programmare, è Django. Ovvero un modo di creare un server in Python. Infatti sul nostro host è presente un server con un'interfaccia grafica per mostrare all'utente, al contadino, lo stato dell'host, per permettere al contadino di inviare comandi particolari all'host nel caso ce ne fosse bisogno o nel caso il contadino avesse voglia di dare da bere alle piante una volta in più, anche se appunto ci pensa già l'host in autonomia. E quindi abbiamo utilizzato Django, che è molto facile da installare, come un po' tutti i moduli Python praticamente. E anche grazie alla sua apertura, diciamo, al fatto che sia open source, ve lo consigliamo perché è davvero comodo, anche se diciamo che se siete alla ricerca di performance e di avere un server molto veloce, non fa proprio ca al caso vostro perché è scritto in Python, quindi è molto lento. Ultimo argomento, ma non meno importante, riguardante la struttura dell'orto. È la stampa 3D, infatti per tutte le varie parti che non siano i profilati in alluminio abbiamo stampato i nostri pezzi in 3D, tutti progettati da noi e che presto renderemo disponibili al pubblico, diciamo, renderemo open source, tra virgolette, se così si può dire, di un pezzo 3D e caricheremo quindi gli STL e tutto il necessario. Per svilupparli abbiamo utilizzato, fra le altre cose, il programma FreeCAD, che è molto conosciuto nella community di chi sviluppa pezzi in 3D utilizzando software open source, perché contiene tutto ciò che ci si potrebbe aspettare da un software di progettazione, quindi non ha niente da invidiare ad altri software che magari sono proprietari. E in particolare ha come licenza GPL V2, quindi è proprio free and open source. Per concludere il video vorrei parlarvi di quattro altri software interessanti che magari noi del team abbiamo utilizzato o per sviluppare o semplicemente sono applicazioni che usiamo nel tempo libero. E in particolare Visual Studio Code, probabilmente tutti i programmatori lo conoscono, è un IDE open source. In particolare la versione ufficiale però è sviluppata da Microsoft e contiene alcune cose proprietarie di Microsoft, ma esiste una versione non ufficiale che si basa su quella ufficiale togliendo le cose di Microsoft, che si chiama VS Codium. Vi consiglio di andare a scaricare quello, è completamente uguale, l'unica cosa è che appunto quello è davvero completamente free and open source, mentre quello di Microsoft distribuito sui loro canali non lo è proprio del tutto. Poi un software che usiamo spesso per l'editing di video è KDenLive. Io in particolare mi ci sono trovato molto bene, anche quello non ha nulla da invidiare ad altri software di editing video, anche se comunque non presenta proprio tutte le funzionalità avanzate, ma per editare comunque anche inserendo effetti particolari, keyframe e tante cose così, è davvero comodo e funziona bene, quindi ve lo consiglio. Poi vi notifico dell'esistenza anche di F-Droid, uno store per Android di applicazioni free and open source, davvero ben gestito e è molto conosciuto tra la community di sviluppatori Android. Su questo store si possono trovare rimpiazzi per tante applicazioni, diciamo che solitamente sono proprietarie e contiene avevo tante alternative. In particolare vi segnalo NewPipe. NewPipe è un client per YouTube, un frontend per YouTube,
ovvero un'applicazione che fa tutte le cose che fa l'applicazione di YouTube normale, ma le fa senza tracciamento e inoltre appunto ha anche qualche funzionalità utile come la riproduzione di musica in background senza dover tenere il telefono acceso col video che va e scarica batteria per niente, oppure la modalità pop-up per fare il video piccolino. E qualche altra feature che YouTube non ha. Per concludere, ci tengo a ringraziare gli organizzatori del Linux Day per l'invito e per l'opportunità che ci è stata data di presentare il nostro progetto. Spero di avervi dato qualche insight interessante su applicazioni open source, su software open source che si può utilizzare. Vi auguro una buona prosecuzione nella ricerca di free and open source software e buona serata, buona giornata a tutti da parte dell'associazione MIT. Mi presento, sono Michele Maione, ho studiato informatica all'Università di Napoli e poi mi sono specializzato sempre in informatica all'Università di Milano. Come percorso ho scelto la progettazione dei videogiochi. Come progetto di laurea ho creato una piattaforma di cloud gaming per i videogiochi arcade ed è quello di cui vi parlerò oggi. Questa piattaforma è stata creata fondamentalmente per verificare se fosse stato possibile fare questo streaming di videogiochi. Altri motivi che mi hanno spinto sono stati quelli di far conoscere le nuove generazioni di videogiochi che hanno fatto la storia, perché ho iniziato la magistrale a 32 anni e mi sono trovato nel corso di videogiochi, perché abbiamo fatto parecchi esami di videogiochi con dei ragazzi che non avevano mai visto tanti dei giochi della mia infanzia. E quindi questa piattaforma deve dare la possibilità di giocare a queste macchine che ormai hanno smesso di esistere. Infatti, non ci sono più le sale videogiochi in Italia, ma in Giappone, in Cina e in altri paesi dell'Asia. È ancora forte l'industria dei videogiochi arcade. Questa piattaforma, vi faccio un po' di spoiler, in realtà invia il videogioco sotto forma di un filmato. E poiché il filmato è il filmato della partita e quindi cambia, in base a come si sta giocando, è impossibile piratare, insomma, questo sistema evita la pirateria, quindi indirettamente protegge i diritti digitali degli editori dei videogiochi. I requisiti che mi hanno spinto e guidato in questa progettazione sono stati la portabilità sia desktop che mobile, quindi si tratta di giocare sul cellulare, sul tablet, utilizzando un gamepad Bluetooth. E che sia di utilizzo immediato, quindi non c'è nessuna installazione, nessuno store, niente da scaricare, niente da aspettare, nessun JavaScript che debba scaricare una ROM, niente di tutto questo. È semplicemente un filmato in una pagina HTML. E quindi in dipendenza anche dal sistema operativo e dall'hardware sottostante. Io l'ho pensato per un motivo di copyright sulle ROM dei giochi, deve essere utilizzato all'interno di stand di retro gaming ad eventi di informatica e fumetti videogiochi. Perché? Perché ci sono delle società che hanno le licenze di queste ROM, perché possiedono una copia dell'arcade, perché hanno un contratto, hanno il CD-ROM, perché per alcune ROM esistevano già i CD, i dischi, e quindi possono, pagando poi i diritti, possono
portare queste a degli stand di retro gaming gli emulatori con le ROM. Questo utilizzo ovviamente io l'ho proposto anche, perché no, nelle scuole, sia per vedere un po' la storia dei videogiochi, ma anche per migliorare comunque le abilità sociali dei ragazzi, perché giocare a questi giochi, essendo giochi retro, comunque molto più divertente, anche perché le partite non durano tanto, sono giochi abbastanza veloci, soprattutto quelli multiplayer, e quindi insomma migliorare un po' le abilità sociali dei ragazzi, i riflessi e la concentrazione. Attualmente le piattaforme disponibili cloud gaming sono quelle là che vedete in questa tabella. Nel settore sono usciti ovviamente i big dell'informatica come Amazon, Google, Nvidia, Sony e Microsoft. Anche se Sony e Microsoft ovviamente sono scesi perché hanno delle console, quindi PlayStation, Xbox, e deve far pensare il fatto che comunque Google, che non ha niente a che fare fondamentalmente con i videogiochi, anche Amazon, sono scesi nel settore, perché la tecnologia attuale, sia per quanto riguarda quella fissa che anche quella mobile col 5G, è in grado di supportare il bitrate che vedete in tabella, e che per alcune risoluzioni offerte, come quella di Google e di Amazon, c'è una richiesta di 10 Mbps, 35 Mbps, che sono fattibili con le connessioni di oggi. Le piattaforme un po' più vecchie, come quella di PlayStation e Xbox, che anche se è stata lanciata nel 2020, comunque era stata progettata un po' prima, utilizzano come protocollo UDP. Quindi c'è bisogno di un client installato anche sul telefonino e sul computer, quindi non si può giocare dal browser. Mentre le altre, come Amazon e Google, utilizzano RTP, tra cui Amazon e Google utilizzano il framework che si chiama WebRTC, e quindi loro offrono delle piattaforme giocabili all'interno del browser. Non tutte le società offrono il cloud gaming, perché Nvidia dà un computer virtuale e anche Playkey, che però è una piccola società, offrono un computer virtuale, quindi vuol dire che vedete il desktop del computer. Nel paradigma del cloud computing, il cloud gaming è visto come un software as a service dal punto di vista dell'utente, perché l'utente utilizza il gioco come se fosse un software in cloud, e anche un platform as a service dal punto di vista di chi il gioco l'ha prodotto e lo inserisce in questa piattaforma. Il cloud gaming viene definito in questo paradigma il gaming as a service, cioè si offre il gioco come un servizio. Il gaming as a service si divide in tre istanze diverse, e sono il remote rendering, che è quella implementata in tutti i prodotti attualmente sul mercato, e consiste nell'inviare il filmato all'utente. Mentre abbiamo il local rendering, che invece è l'invio di istruzioni di rendering alla scheda video dell'utente, e questo richiede che l'utente abbia una buona scheda video, e il cognitive resource allocation invece invia dei moduli eseguibili. Cognitive resource allocation è stato utilizzato più che altro negli store per l'acquisto dei videogiochi, come Ubisoft Connect oppure Origin, che fanno scaricare il menu iniziale, il primo livello del gioco, così il giocatore inizia subito a giocare, mentre in background viene scaricato tutto il gioco acquistato. Per lo sviluppo di questa piattaforma io ho modificato i sorgenti di un software open source, che è un emulatore di oltre 7.000 giochi arcade. Parliamo del MAME.
Il MAME è multipiattaforma, è stato iniziato da Nicola Salmoria nel 1997, ha 380 contributori ed è scritto in C++. Il MAME è disponibile in compilazioni native per i maggiori sistemi operativi, ma abbiamo anche una compilazione per Android oppure in ECMAScript, che viene eseguita all'interno del browser, però richiede anche il download della ROM in locale tramite browser, e quindi questo non protegge, diciamo, i diritti digitali. C'è anche una compilazione che è multipiattaforma, che fa parte di un porting del MAME che si chiama SDL MAME, che poi è stato reinserito attualmente nel progetto. E questa libreria è una libreria open source multimediale che si chiama SDL. SDL dà allo sviluppatore un'interfaccia che astrae da tutte le librerie e dal sistema operativo sottostante. Questa è è il tipo di compilazione che ho scelto. Infatti, il progetto è stato iniziato su Fedora Linux e quando era ormai completo, l'ho anche portato, semplicemente ricompilandolo, su piattaforma Windows per renderlo multipiattaforma. Poi tramite GitHub ho messo su un Continuous Integration, Continuous Development, con una compilazione anche per macOS. L'architettura che ho proposto è abbastanza semplice dal punto di vista delle tecnologie utilizzate. Infatti ho scelto come formato audio-video di trasmissione MPEG-1, che è sì un formato che all'epoca era proprietario, però attualmente da anni la licenza è scaduta e quindi può essere usato liberamente a scopo didattico fondamentalmente, anche perché nella tesi bisognava anche studiare come funzionasse un codificatore, ed essendo MPEG-1 un po' il padre di tutti i codificatori audio-video, è stato più semplice da studiare, da capire. La codifica avviene tramite la libreria open source FFmpeg, che in realtà può codificare tantissimi altri codec, e infatti nel progetto si possono utilizzare anche altri codec oltre a MPEG-1 come MP4 e mi pare WebM, non ne sono sicuro, lo vedremo dopo, successivamente, quando vedremo il codice. Come protocollo di comunicazione ho utilizzato WebSocket, che è basato su TCP ed è full duplex. Questo vuol dire che ricevo l'input e invio il filmato sulla stessa socket. Il client per l'utente è stato scritto in HTML5 con JavaScript. Nel paradigma del cloud gaming, al rendering del messaggio, alla loro visualizzazione e riproduzione nelle casse audio, si aggiungono cinque fasi, che sono quelle là che vedete nell'elenco. Nel dettaglio, una volta che sono riuscito a ottenere il frame video e il campione audio, questi qua sono nel formato della scheda grafica e della scheda sonora, che normalmente sono, per quanto riguarda il video, in RGB. Questi però devono essere convertiti nei formati accettati dal codificatore video e accettati dal codificatore audio. Quasi tutti i codificatori video utilizzano i CBCR. Per quanto riguarda i codificatori audio abbiamo un po' di differenze e quindi, diciamo, dipende dal codificatore audio utilizzato. Una volta che è stato convertito ed è stato codificato, l'informazione video audio va multiplata insieme per sincronizzarla e viene trasmessa.
dopodiché viene demultiplata e decodificata e quindi mostrata e fatta ascoltare all'utente. La fase di cattura si intende che io devo ottenere audio e video del videogioco. Nel caso in cui il videogioco fosse già compilato, abbiamo tre metodi differenti. Fare il look delle funzioni della libreria multimediale, che però va programmato per ogni libreria multimediale, quindi significa programmarlo per SDL, per DirectX, per OpenGL, per Vulkan, perché a meno che tu non sappia in cosa è stato sviluppato quel gioco, devi, per offrire una piattaforma, devi andare a fare il look di tutte queste librerie. Sicuramente è quella che a livello software è più vantaggiosa. Un altro metodo è utilizzare l'API per i frame buffer virtuale, che sono delle API esposte dal sistema operativo. Questo è molto più facile da sviluppare perché chi offre la piattaforma la offre su un determinato sistema operativo, non si offre una piattaforma su Windows, Fedora e Mac, non è così che si fa. E quindi si dice la mia piattaforma gira su Ubuntu Server e quindi le API utilizzate sono quelle di Ubuntu Server. E i giochi quindi ti vengono inviati dalle case compilati per Ubuntu Server. Un altro metodo che è il migliore a livello prestazionale, ovviamente quello che funziona sull'hardware, è utilizzare delle schede video con funzionalità di codifica incorporata. Solitamente si occupano anche di codificare l'audio. Un'altra alternativa, nel caso in cui si abbia il codice sorgente dell'engine, oppure si crea un engine che per il cloud gaming o una piattaforma, come possiamo pensare Google Stadia, se vuoi sviluppare un gioco per Stadia, devi utilizzare loro SDK che viene compilato per il sistema operativo che utilizzano, che è una versione leggermente modificata di Debian. Nel nostro caso è stato utilizzato ovviamente il sorgente del MAME e quindi in questo caso si vanno a fare degli interventi sulle routine di rendering e missaggio audio. Possiamo vedere questo di cosa sto parlando, accendendo le sorgenti. Ad esempio, per quanto riguarda l'audio, sono queste due linee di codice. In pratica, nel caso in cui stiamo utilizzando lo streaming server, allo streaming server viene inviato l'intervallo audio, che è composto da un vettore che contiene il suono, e dopodiché questo vettore viene azzerato per non sentire i suoni di tutti i videogiochi in esecuzione su questo server. In questa funzione l'audio che viene inviato viene poi codificato. Questa è la fase di cattura, questa è la fase di cattura per l'audio. Mentre per quanto riguarda la fase di cattura del video, sono queste due linee di codice, e nel caso in cui il server sia attivo, viene inviato il frame video. Il frame video è semplicemente i pixel di una superficie della libreria SDL. In pratica, anziché far disegnare a schermo, nel caso in cui sia attivo il server, viene fatto il disegno su una superficie. Dopodiché questa superficie viene ripristinata perché la superficie in realtà è un vettore e quindi con questa funzione io torno all'inizio del vettore, così il frame successivo viene scritto dall'inizio. Questa è la funzione di inizializzazione del rendering. In pratica vado ad allocare un array che conterrà la bitmap e vado a creare la superficie che riceverà il rendering al posto del vettore
del monitor. Quindi il rendering viene fatto sulla scheda video e il backbuffer viene girato su questa superficie in memoria RAM. E questo è il software renderer che viene generato. Non vi fate confondere la parola software, ma la libreria, nel caso in cui c'è la scheda video, fa il rendering sulla scheda. Torniamo alla prossima slide. Allora, qua parliamo di modelli di colore. Come ho detto prima, i moderni monitor sono tutti in RGB. E quindi anche il frame generato in RGB in questo caso deve essere convertito in un modello di colore adatto al codificatore. La maggior parte dei codificatori utilizza ICBCR che divide in componenti di luminosità e crominanza l'immagine. Questo sfrutta ovviamente una caratteristica dell'occhio umano che è la sua sensibilità alla luminosità e quindi si va a comprimere sulla matrice di crominanza, perché l'occhio umano nota meno la perdita di qualità sulla crominanza. Quanto riguarda la fase di codifica, sulla sinistra abbiamo dei modelli di schede video con codifica incorporata e sulla destra i videocodec più popolari oggigiorno. Nel caso in cui l'hardware non sia disponibile, si ricorre ovviamente alla codifica software. Come ho detto precedentemente, ho utilizzato MPEG 1 che ha licenza scaduta, ma non è un codificatore open source. Per quanto riguarda la codifica audio, è lo stesso, i codificatori sono sia software che schede video con codifica incorporata che fanno anche la codifica hardware. Normalmente però la scheda audio, che ormai è incorporata nella scheda madre, fa perennemente la conversione del segnale da analogica e digitale. Nella tabella di destra abbiamo i codec audio più popolari, tra cui l'MP2, che è quello che ho utilizzato. L'ultima fase che avviene sul server è la trasmissione all'utente. Le altre piattaforme utilizzano, come ho detto prima, UDP RTP e solo due non hanno bisogno di installare, solo in alcuni casi, però. Di installare del software sono Amazon e Google, che hanno una pagina web che funziona in Google Chrome. Nel mio caso, invece, avendo utilizzato WebSocket, che è un protocollo implementato in tutti i browser moderni, sono riuscito a realizzare una piattaforma che funziona in qualsiasi browser, quindi anche Safari su iPhone, Opera su Android e uno dei browser più potenti al mondo che è Internet Explorer. E per la fase di decodifica che invece avviene sul device dell'utente, ho utilizzato ovviamente una libreria JavaScript. Sono disponibili librerie JavaScript per decodificare la maggior parte degli algoritmi. Quello che ho utilizzato io è prettamente per l'MPEG, si chiama JSMPEG, è ovviamente open source. Per quanto riguarda la cattura dell'input utente, sono state usate due librerie open source JavaScript e una volta che l'input viene catturato lato JavaScript, viene inviato sulla WebSocket al server. Il server processa l'input e segue l'azione nel videogioco e così si chiude il cerchio del cloud gaming. Per quanto riguarda le prestazioni, sono state fatte delle comparazioni per l'audio e per il video. Sono stati usati dei modelli oggettivi che fanno delle comparazioni tra
un input originale e un input codificato. Come potete vedere dall'immagine, il risultato ottenuto con MPEG-1 non è identico, ma non è nemmeno tanto aberrante. Però si nota comunque un certo degrado. Ho utilizzato due metodi che sono il Pixinger to Noise Ratio, che per il video streaming ha valori tra 20 e 30 decibel, abbiamo usato 27,7, che è molto più parente al 30, e lo Structural Similarity Index Measure, che ha dato una somiglianza del 90%. Per quanto riguarda l'audio, ho utilizzato solamente il Perceptual Evaluation of Audio Quality, che ha dei valori compresi tra 1 e 5, ha dato un valore di 2, che è un valore, diciamo, verso il cattivo, perché il 5 è il buono. In realtà è molto severo come metodo, molto severo. E nell'immagine in verde abbiamo la differenza di ampiezza tra l'onda WAV e l'onda MP2. Come potete vedere dalla sovrapposizione delle due immagini, la parte WAV è veramente quasi simile a quella MP2. E infatti, a meno che non avete un orecchio molto allenato che conosca veramente quel videogioco, è veramente difficile notare delle differenze. Mentre per la parte video si vede, nella parte audio non si sente. Per misurare la latenza, che è il tempo che intercorre tra la pressione del tasto e vedere l'azione del personaggio a video, ho registrato una sessione di gioco. Ho calcolato il tempo che intercorreva tra la pressione del tasto pausa e il frame in pausa, che nel MAME avviene facendo diventare il frame grigio. E questo tempo è di 182 millisecondi. Nella tabella a sinistra ci sono i ritardi tollerato per tipo di gioco, e 182 millisecondi in linea con un ritardo tollerato per un gioco tra lo sparatutto e un gioco di ruolo, quindi tra un prima persona e un terza persona, 182 è ancora tollerato. Non ci sono fondamentalmente dei giochi sparatutto come si tendono, tipo Doom, che sì, uno sparatutto, però non è propriamente un gioco arcade, anche se c'è sicuramente disponibile per l'emulatore. E quindi il ritardo è tollerabile. Per sei videogiochi diversi è stato misurato il bitrate per sessioni di gioco di 2 minuti. Come potete vedere, il bitrate ha molti picchi. Spesso a 2 Mbps quasi, e questo accade perché magari la schermata cambia e quindi la codifica non è efficace, oppure ci sono molte musiche, molti suoni e quindi il codificatore non fa una codifica pesante. E quindi ci sono dei picchi in cui ci sono più dati trasmessi. In questa tabella possiamo vedere le medie che vanno tra uno 0,7 e un 1. Quindi, per questo tipo di progetto che deve essere utilizzato in ambiente fieristico, dove i giocatori si collegano sulla Wi-Fi perché devono accedere a un indirizzo interno alla fiera, quindi in una LAN, un Mbps è un bitrate accettabilissimo, anche perché bisogna fare anche una considerazione che quanti utenti all'interno di una fiera si mettono a giocare contemporaneamente a giochi arcade, sicuramente molto meno di avere una piattaforma online dove l'utente si abbona e quindi vuole giocare. Vediamo il programma in esecuzione. Allora, questa è la cartella dei compilati del progetto del MAME. Qui abbiamo uno script, file bat, che non fa nient'altro che chiamare il MAME, passare questo nuovo parametro che è streaming server,
con dei parametri che già erano presenti prima, cioè utilizzare come codifica video ACEL, che sarebbe SDL2, e codificatore audio SDL con una risoluzione di 640x480 a 30 frame al secondo. Eseguiamo il server. E se andiamo nella cartella dove c'è il client, abbiamo i due script per controller e tastiera, lo script per la decodifica e lo script che orchestra un po', gestisce un po' il tutto, e la pagina web. Questa pagina web visualizza solo questi giochi, che sono i giochi contenuti nella cartella ROMS, cioè in realtà qua sono solo delle immagini, mentre le ROM si trovano ovviamente sul server, quindi questo è quello a cui può accedere l'utente, perché il client è lato utente, è nel browser, però ovviamente viene scaricato, le immagini vengono scaricate, e questo è un file che definisce i giochi che sono presenti, dà un po' di informazioni, insomma, quello che compone poi questa schermata. Giochiamo a Street Fighter. Ovviamente in questo momento questo computer sta registrando me, la schermata, sta facendo da server, sta eseguendo, decodifica, sta facendo tutte le fasi più questa presentazione. E questo è il frame di pausa di cui vi parlavo prima. L'interfaccia è molto semplice, sotto ci sono i tasti, qua ci sono i gamepad collegati e qua c'è il ping pong, che è il tempo che intercorre tra l'invio e la ricezione di un comando di ping. Questo è di nuovo il server in esecuzione, perché il progetto, per evitare di fare tante modifiche, questo è il main principale del programma e questo è il main originale del programma, quindi diciamo è stato modificato il main, e nel caso in cui sia attivo il server di streaming, semplicemente viene definita questa funzione che accetta una connessione. E nel caso in cui arriva una connessione, viene avviato un nuovo processo del MAME. Quindi il MAME va in ascolto, qui va in ascolto sulla porta 888, e all'arrivo di una nuova connessione viene subito avviato un nuovo MAME che va in ascolto sulla 888. Successivamente viene avviata la funzione mainSDL, che avvia l'emulatore normalmente, passandogli come parametro il gioco che gli arriva dalla connessione WebSocket, che è quello che ho cliccato, quindi inizia l'emulazione. Questa è la classe del server di streaming, che si occupa di inviare, da fare un po' da classe statica a cui gli vengono inviati le varie funzioni come send video frame, send audio interval, che si occupano poi di comunicare con la classe dell'encoder, e poi gestisce tutta la parte di apertura della connessione, ricezione di un messaggio, tipo di messaggio ping, tipo di messaggio ping pong, tipo di messaggio key, quindi fa processamento dei tasti, gestione dell'errore, gestione della chiusura, un po' di statistiche, quanto tempo è stato utilizzato, eccetera, eccetera. E la classe invece dell'encoding, come dicevo all'inizio, è stata sviluppata per i tipi di codifiche con MP4, WebM, MPEG-TS, e per WebM
abbiamo come codec due codec open source che sono VP9 Vorbis. E come potete vedere, nel caso di sia di MP4 che usa dei codec che sono H.264 e AAC, che però sono protetti da copyright, utilizza come formato audio il floating point, mentre invece nel caso dell'MPEG-TS, che è più vecchiotto, utilizza un altro formato audio. Questa era la cosa che stavo dicendo prima. Mentre tutti e tre in realtà utilizzano per il video i CBCR. Nel caso in cui invece venga selezionato MPEG, che è quello là che fondamentalmente ho messo di default per il semplice fatto che è stata la codifica più semplice da studiare, utilizza MPEG 1 ed MP2, che in realtà si chiama MPEG 1 Layer 2. Qua abbiamo tutte le funzioni per aggiungere un frame, la generazione del pacchetto, la generazione di scrivere il frame interlacciato, la scrittura del leader del pacchetto, perché poi cioè, funziona creando dei piccoli pacchettini audio-video che vengono inviati. Per quanto riguarda direzioni future di sviluppo, sicuramente sarebbe buono ridurre ancora ulteriormente il bitrate per supportare più utenti in contemporanea o farli funzionare tramite rete WAN. Ovviamente ogni gioco in esecuzione non influisce solo sulla rete, ma influisce anche sulla scheda video e sul processore. L'utilizzo di nuovi codec come AV1 Opus, che sono dei codec open source moderni, sostituire la WebSocket con RTP utilizzando il framework WebRTC che è stato pensato per la videoconferenza, oppure utilizzare un bilanciamento del carico che si occupa di bilanciare il carico su più istanze di MAME, quindi su più server. Oppure anche di cose più ambiziose come dividere le varie fasi del cloud gaming e distribuirle dinamicamente in base alle risorse richieste disponibili. E poi lato utente, un sistema di account per salvare lo stato del gioco, accedere alle leaderboard o anche implementare il multiplayer da device diversi, invitando l'utente alla partita, dando l'ID della partita attuale. Io spero che la presentazione vi sia piaciuta e che il cloud gaming è un po' sconosciuto, ma è un servizio che in futuro sarà molto utilizzato come tutti i servizi cloud che usiamo, come Netflix, Spotify, Amazon Prime, ma anche tutta la parte di applicazioni come Google Drive, Office 365, eccetera. Anche questo sarà qualcosa che farà parte della nostra vita e del nostro futuro modo di giocare. Io vi auguro un buon proseguimento e vi saluto. Grazie a tutti per l'attenzione. Salve a tutti, sono molto onorato di partecipare a questa edizione di Linux Day per la prima volta come speaker, per la scorsa volta ho partecipato come editore e vorrei presentare appunto il mio intervento, il mio secondo intervento che appunto come dice il titolo si propone di analizzare il ruolo dell'umanista, cioè dello studioso delle discipline umanistiche quali la letteratura, la storia. Nell'ambito informatico e in particolare nella nuova Digital Age, per comprendere appunto quali sono gli elementi che possono portare allo sviluppo di una cultural informatics, cioè di una complementarietà tra le due scienze,
e non un utilizzo dell'una in funzione dell'altra. Il mio discorso sarà ellittico, dunque bifocale, perché si propone prima di vedere come l'open source, inteso come risorsa aperta e non precisamente come codice aperto, che poi in realtà il concetto di risorsa culturale aperta ha una sua definizione specifica che vedremo tra poco, e l'utilizzo di esso per la cultura umanistica, ma anche l'utilizzo della cultura umanistica, degli spunti, dei metodi, delle riflessioni della cultura umanistica per sviluppare e modellizzare sempre meglio quello che è l'open source. E quindi vedremo, ci sono degli esempi nella storia che possono darci ispirazione. E in particolare è un tema molto a me molto vicino perché studio attualmente lettere classiche in seguito ad aver approfondito le mie conoscenze digitali alla Apple Academy, sempre della Federico II, e penso che l'interdisciplinarietà sia molto importante per lo sviluppo di una conoscenza in senso ampio. E dunque il mio intervento parte da una affermazione anche molto perentoria che è stata formulata nel 2010, la pubblicazione di questo volume, che è appunto una specie di manuale che spiega gli strumenti tecnologici utilizzati per le scienze umanistiche, e nel quale appunto gli autori dicono che gli umanisti, con poche eccezioni, non sembrano essere più al centro dei processi di diffusione della cultura né come gestori, né come produttori, né come formatori. Forse è una visione negativa, non sta appunto, sta uno di noi deciderlo e comprenderlo in base alla nostra esposizione, al nostro percorso attraverso la storia di quelle che sono definite appunto come digital humanities, comprendere se quindi già la loro affermazione provocatoria, volutamente negativa, oppure se magari era vera 10 anni fa, ma adesso magari è cambiata. E dunque il mio discorso si articolerà in particolare in 4 punti: il primo è una presentazione di digital humanities, il secondo nella presentazione di quella che è la filologia digitale, una declinazione del digital humanities, e poi nella presentazione di quali sono gli ostacoli che l'umanista incontra nell'esercizio del proprio lavoro nell'era digitale, quindi quali sono questi predatori della scienza e come il modello open può giovare al superamento di questi ostacoli. Quindi cosa sono i digital humanities? Digital Humanities, dal titolo, dal nome, si comprende che sono le humanities, ossia le scienze umanistiche, come sono definite in inglese, digitali, che quindi utilizzano il digitale. Ma non è solo questo. Infatti nel 2008 è stato redatto un manifesto da dei professori della UCLA, dell'Università della California di Los Angeles, che identifica Digital Humanities come una vera e propria scienza a sé stante che si propone di mettere appunto l'umanista al centro dei nuovi processi culturali di scambio di riproduzione e di disseminazione della cultura. E quindi le università appunto dicono giocano un ruolo molto importante in questo. In particolare, nel Digital Humanities però ha una storia molto lunga, prima ancora di essersi compresa, prima ancora dello studio epistemologico, appunto, di riflessione di cosa sia la stessa scienza, la scienza che riflette su se stessa, c'è una storia lunga alle spalle, prima della tecnologia che è in funzione della scienza umanistica, e poi del comprendere di come la tecnologia non serve solo a produrre, ma anche a consultare. Quindi, il primo progetto di Digital Humanities, la data di nascita delle Digital Humanities è il 1949, nel quale padre Roberto Busa, in quale anno padre Roberto Busa inizia il progetto dell'Index Thomisticus, ossia padre Roberto Busa studiava San Tommaso, l'opera di San Tommaso, e voleva appunto comprendere a fondo il significato dei vari lemmi che appaiono nel corso della lettura di San Tommaso e il loro significato filosofico. Per fare questo bisogna fare l'elenco di quelle che si chiamano occorrenze, ossia di quante volte questa parola appare nel testo e quindi è sfumato il significato. E appunto, così, grazie appunto a un rapporto che cominciò a intessere con la IBM, grazie all'inizio con le schede forate, poi con l'evoluzione appunto, col conseguire tutte le nuove scoperte tecnologiche che permettevano la memorizzazione e il processo
processo dei dati, arrivò appunto a catalogare l'intero corpus di San Tommaso, prima per una divulgazione a mezzo cartaceo, e poi per comprese appunto che la tecnologia poteva essere usata anche come consultazione, però qui siamo ancora a un'altezza, a una data troppo alta, avverrà solo in seguito con la diffusione appunto dei sistemi operativi che forniscono un'interfaccia grafica. E appunto, come leggiamo nella citazione, lui è pieno di meraviglia. Praticamente quasi 100 anni dopo, perché uno ha scritto che ha fatto quando aveva 90, 97 anni, nel quale dice che fino alle meraviglie a vedere gli sviluppi che da allora, il suo primo progetto di digital analysis, sono arrivati fino diciamo, ai nostri giorni. E appunto dice Digitus Dei est hic, appunto, qui vedo il dito di Dio. In seguito, infatti, questi sviluppi identificano uno scambio sempre più proficuo, sempre più interdisciplinare, non solo funzionale, tra i computer e gli umani. Infatti, come dice appunto il nome della rivista che è stata fondata negli anni 60. E da questa rivista poi è nata l'associazione for Computers and the Humanities, che nell'87 diciamo, individua quella che è la Text Encoding Initiative, ossia lo sviluppo di standard che servono per decriptare, decodificare e scrivere i testi online e quindi appunto per la redazione di edizioni critiche digitali. E standard comuni, sempre con il concetto di un concetto appunto, una visione open del lavoro al testo e quindi in un continuo interscambio di informazioni. E vediamo appunto dalla slide, dalla linea cronologica, che a partire dagli anni 70 fino agli anni 90 sono nati grandi progetti, con l'avvento poi di internet, che prima per l'università e poi diciamo sempre più diffuso. Al singolo utente si arriva alla realizzazione di grandi corpora, ossia progetti che come l'index Domesticus si prefiggono di stilare tutte le occorrenze e digitalizzare tutti i testi delle varie letterature, in particolare la letteratura italiana, con la Dartmouth Dante Project e poi la letteratura latina e greca con la Perseus Digital Library che è cominciata negli anni 80, sempre proprio come dice appunto il sito che potete consultare, sempre proprio nell'ottica dell'open source anche per i programmi che vengono utilizzati che è la piattaforma una delle più usate in ambito accademico ancora adesso per analizzare le parole e consultare i testi latini e greci. E negli anni 90 il classico Latin Text che è preparato dal Packard Humanities Institute e vedremo dopo qual è appunto la differenza tra questo appunto corpus e appunto per esempio il Perseus. Lo sviluppo successivo, ma contemporaneo, diciamo, del Digital Humanities è molto importante anche in Italia, dove il professor Zampolli e poi il professor Orlandi hanno portato avanti dei centri che in particolare con sede alla Sapienza di Roma hanno conosciuto un grande sviluppo nel dialogo tra informatica e letteratura e discipline umanistiche. E nel 91 è la nascita del Centro Interdipartimentale dei Servizi per la Promozione delle Discipline Umanistiche e nel 2002 nasce il corso di laurea in informatica umanistica alla Statale di Pisa che prima ha cominciato a dare anche una grande ondata di imitazione che poi si è subito poi arrestata perché ancora non sono compresi i metodi, gli standard da utilizzare per creare proprio un corso di laurea, un percorso di formazione interdisciplinare di questa portata.
ossia il corso nel quale si studiano elementi di programmazione, ma anche lingua e cultura greca e latina. E poi una delle ultime tappe è il 2012, che è il primo convegno annuale per l'associazione dell'informatica umanistica che ha sede a Firenze. Vedremo in seguito i tanti atti che sono stati pubblicati online in open access in seguito a questi convegni, che ci danno molte informazioni su come si sta sviluppando la disciplina. E appunto uno di questi ci parla proprio degli obiettivi di lavoro, che si occupa appunto di creare archivi digitali, sperimentare la filologia digitale e poi creare appunto delle biblioteche digitali. E quindi diciamo, salta all'occhio quindi che cos'è la filologia digitale. Innanzitutto quindi dobbiamo per definire il termine, come abbiamo detto all'inizio, dobbiamo comprendere appunto che questa disciplina è inserita nell'ambito del Digital Humanities e poi che si coniuga allo stesso tempo lo studio filologico e lo studio informatico. E quindi non è una filologia per il digitale o un digitale per la filologia. Quindi dobbiamo comprendere, essendo comunque un campo estraneo anche a quello degli interventi di questa giornata, è importante capire prima cosa è la filologia. Innanzitutto dobbiamo immaginare la storia di un testo in particolare antico, che ha un originale, cioè quello scritto dall'autore, il testo proprio cartaceo, il manoscritto scritto dall'autore, e poi quelli che ci sono arrivati fino adesso. Noi leggiamo Seneca non grazie all'autografo, al manoscritto di Seneca, ma ai dei codici, spesso anche di epoca tarda, di epoca medievale o anche successiva, che ci riportano il testo di Seneca. E tutti i precedenti sono andati perduti, quindi la filologia cerca di ricostruire questi precedenti, a volte sulla base di diciamo, fortunati, infortunatissimi casi, ma sulla base anche di ritrovamenti che risalgono magari appunto alle guerre di Seneca, ma la maggior parte delle volte diciamo, è tutto un lavoro del filologo per capire qual è questo originale, quindi anche confrontare le diverse lezioni, cioè le varianti del testo. E ecco appunto, questo per far comprendere l'importanza della filologia, non sempre le cose sono molto semplici e i rami della tradizione sono molto vasti, abbiamo tantissimi codici che ci riportano i vari testi. E questo è uno schema classico della di Cesarini Martinelli che riporta dove intervengono le varianti d'autore, che possono intervenire o nella redazione dell'opera o in seguito. Dopo la prima edizione o in seguito anche nelle copie delle varie edizioni. Questo per le varianti d'autore, si parla di varianti d'autore quando si interviene in questi stadi prima della pubblicazione, e si parla in particolare nelle letterature moderne. Nelle letterature antiche si parla solamente di varianti che sono causate dalle copie, dai copisti che sbagliavano oppure volutamente cambiavano delle parole nel corso della loro copia di questa commedia. Questa tragedia di Seneca che abbiamo detto all'inizio, e poi appunto in base a questi errori noi riusciamo a capire qual è il percorso dell'opera. E quindi qui possiamo vedere i vari studi che sono stati portati avanti nel corso degli ultimi anni. In particolare appunto sempre dal Centro Informatica Umanistica della Sapienza di Roma, ma anche altri studi che si occupano proprio dell'importanza del digitale nella nuova filologia, detta anche i filologi. E appunto quindi potete anche voi ricercarvi, posso anche fornire la bibliografia per chi può essere interessato. E quindi qual è però il problema? Come appunto dice Jerome McGann in un suo articolo, che appunto è un letterato che si occupa proprio di problemi legati all'era digitale, si sta formando un grande ecosistema che diffonde cultura umanistica sul digitale, ma gli addetti ai lavori non sono filologi, ma sistemisti, librai e appunto e sistemisti e quindi ingegneri del sistema. E quindi appunto come dice più however strong grasping in the theory of text pochi hanno una grande un grande approfondimento nella teoria del testo, ossia nella filologia. E
E quindi vuol dire che il filologo deve indicare la sua posizione nel campo della digital humanities, in particolare poi nel campo in generale dell'informatica. Diciamo, si incontrano però dei problemi, quindi questi predatori della scienza. I predatori della scienza, appunto, perché l'umanista tende a vedere la rete come un posto dove non si fa cultura, ma dove si ruba la cultura. Ho sentito tanti anche professori che parlano di open access e di contenuti pirateati come se fossero sinonimi. E appunto questo è molto preoccupante perché gli umanisti stanno perdendo un'opportunità. E infatti in questo articolo, che in particolare riguarda le piattaforme per le pubblicazioni e le scienze dure, si dice che appunto si identifica Sci-Hub come il nuovo Napster. Napster era stato il primo sito, un internet content provider, che forniva musica piratata e che appunto poi è stato chiuso negli anni 90. E questo fece subito capire ai filosofi della scienza dell'informazione che internet, essendo uno spazio gratuito, diciamo uno spazio più poi che gratuito aperto, favoriva il pensiero che dovessero esserci contenuti di propria natura aperti al suo interno. E però magari questa definizione è problematica, anche se risulta all'occhio risulta appunto a molti scontata. E quindi nel campo dell'edizione critica si va spesso a violare tramite dei siti, in effetti, quello che è il diritto d'autore, il diritto del filologo, quindi il diritto dell'editore. Cioè l'editore nella filologia si identificano, si chiama l'autore, cioè colui che prende il testo dell'autore antico e lo pubblica come editore, che però non è appunto, sarebbe l'editor in inglese, non il publisher, cioè l'editore che chiamiamo noi, che quindi sarebbe la casa editrice, cioè coloro che poi effettivamente pubblica il testo e remunera colui che ha curato l'opera. E in effetti anche un'opera di pubblico dominio, come la Divina Commedia, presenta un diritto d'autore del filologo che ha consultato il manoscritto originale e l'ha riportato. E non si può trascurare, appunto, nel momento in cui copiamo un testo, dovremmo sempre andare a vedere da quale edizione di rito è stata riportata, e soprattutto se non sono ancora decorsi 20 anni, è obbligatorio riportare almeno appunto, le indicazioni che fanno risalire appunto a chi è stato il curatore. E quindi, ironicamente, la professoressa Galimberti di Milano, della Statale di Milano, dice chi sono i predatori della scienza, l'open access o la valutazione bibliometrica, ossia uno stretto delle regole ferree e non sempre razionali, col quale si valutano appunto coloro che scrivono le pubblicazioni e poi le diffondono tramite i principali siti accademici. Quindi non è colpa dell'open access del fatto che appunto diciamo che la scienza trova un pericolo nel digitale, forse no, quindi forse lo svilimento a volte un po' della cultura su internet anche in ambienti accademici, forse è dovuto all'organizzazione di contenuti sugli spazi digitali che si sono forniti. E quindi ho proposto vari esempi di come delle edizioni critiche online, cioè che ci propongono dei testi degli autori classici e non online, come si sono difesi nella tutela del proprio diritto d'autore. E qui, per esempio, si spiega che gli originali per questo sito
che è la Latin Library, originali per Latin Library, sono stati sempre presi da opere, edizioni critiche sempre appartenenti al pubblico dominio, quindi diciamo particolarmente datati, e quindi qui poi sorge un altro problema, quindi vuol dire che sui DET, per evitare di violare il diritto d'autore, si trovano solo contenuti non aggiornati, cose che sembra strano, ma perché Virgilio magari è sempre lo stesso, ma Virgilio, proprio nella scrittura del testo di Virgilio, nella collazione, appunto si dice, dei codici che hanno riportato Virgilio, ci sono sempre nuove scoperte, nuovi studi che non bisogna trascurare. Quindi a volte poi la ricerca su internet ci riporta a volte anche delle versioni datate di queste opere. E poi è interessante appunto che un po' nell'entrare nell'accedere al sito del classico Latin Text, appunto spiega che bisogna accettare quella che è la dottrina del fair use, poiché in America l'individuo appunto c'è una IP clause, cioè l'intellectual property clause della Costituzione americana, che dice che uno scienziato non può detenere diritti d'autore, non può rivendicare diritti d'autore su quello che è una scoperta per fini scientifici, e poi è applicata poi anche in Italia da una legge del 2008. Quindi di contro, se si perde diritti nella sua, a volte si perde in parte alcuni diritti nelle sue pubblicazioni, poi però questa cosa va a giovare nel progresso, perché qualsiasi materiale, anche che appartiene, che è sottoposto al diritto d'autore, se è in funzione di una divulgazione a scopo educativo, può sempre essere utilizzato. E poi magari appunto ci sono delle cause anche in Italia, se si tratta di video, magari diffonderli in bassa risoluzione per non permettere appunto l'uso degli stessi contenuti poi per altre attività che non sono educative, e quindi poi toglierebbero, penalizzerebbero l'autore. E dunque abbiamo un esempio molto importante, che è il DigiLib.lt, cioè dell'Università del Piemonte orientale, che ci riporta uno degli esempi, uno degli stratagemmi che utilizzano i filologi per difendersi appunto proprio potremmo dire, da questi predatori della scienza, cioè da chi utilizza internet solamente per prendere contenuti e magari neanche dare poi attenzione al lavoro che c'è dietro, i contenuti che si trovano online. E quindi nel momento in cui proprio si va a copiare e selezionare l'edizione critica di riferimento di un testo che si è consultato, questo per esempio del Corpus Juris Civilis, nel momento in cui si fa copia e poi si incolla nel proprio editor di testo, appare una stringa di testo che non era visibile sull'interfaccia del sito, che riporta appunto l'indicazione della Creative Commons e dell'obbligatorietà a indicare i nomi delle persone che hanno lavorato anche all'opera digitale, quindi non solo qui Mommsen, che ha curato l'edizione cartacea, che poi è stata digitalizzata, ma anche coloro che l'hanno digitalizzata, per rendere giustizia al lavoro di questi autori. E questo è molto interessante, perché far comprendere che i filologi sono un po' anche spaventati da internet come strumento, come spazio di divulgazione. Quindi come il modello open può giovare alla cultura umanistica? Questa è un po' la storia del modello open, che parte dalla Free Software Foundation, che tutti conosciamo, con Richard Stallman, che ci propone l'idea che parole differenti, diciamo, trasmettono idee differenti, ossia l'importanza di comprendere che free non vuol dire appunto gratuito, ma vuol dire un software libero da ogni imposizione, ogni costrizione, appunto da ogni implicazione di mercato, e poi in seguito la formulazione dell'open source, la conferenza di Palo Alto in California, e poi la nascita dell'Open Source Initiative, e poi appunto un passaggio ai contenuti culturali, cioè la nascita della licenza Creative Commons, e come l'open source è una vera e propria licenza, però che è gratuita ed è libera. E
creata dall'Associazione Creative Commons fondata da Lawrence Lessig, professore all'Harvard Law School e alla Stanford Law School, che vedremo dopo appunto di chi si tratta. E in seguito al 2013 poi la dichiarazione di Berlino negli Stati europei sull'accesso aperto, ossia di rimuovere ogni barriera alla divulgazione di contenuti scientifici in ambiente digitale. Dunque, la storia del modello open è una storia che parte da quella che è la definizione dell'open source e arriva a quella che è la definizione dell'open access, cioè l'accesso aperto in ambito digitale alla conoscenza. E è interessante nell'ambito della lotta al raggiungimento di questo ideale è la storia del giovane Aaron Swartz, attivista nel campo del free software e dell'open access. Aveva scaricato un'ingente quantità di materiale dal sito Gestor, che si occupa, una piattaforma che si occupa di divulgare pubblicazioni di carattere scientifico, specialmente di carattere di ambiente letterario, storico, ma anche diciamo giuridico, e per aver scaricato illegalmente dei contenuti del sito è stato condannato a 35 anni di carcere dalla Polizia Federale. Questo è stato molto interessante perché è stato considerato una spia che aveva appunto scaricato materiale protetto e quindi divulgato, e è stata rappresenta la dura politica che c'è del copyright in rete, ed è una vicenda molto triste perché ha portato il giovane al suicidio per le ingenti pressioni che aveva ricevuto. Il professor Lessig, di cui abbiamo parlato, il fondatore della Creative Commons, condanna questa azione che è stata inflitta, questa azione giuridica che è stata inflitta a Ron Swartz, nel discorso in sua memoria, che si può trovare su internet, il suo discorso all'Harvard Law School, dice che il sistema appunto di copyright, che è classico, è costruito per un mondo reale, ma stenta a rapportarsi col mondo digitale. E infatti, come abbiamo detto, il professor Lessig definisce quindi Aaron Swartz il Martin Luther King dell'era digitale, che vorrebbe portare che anche se giovane è un fan prodigio che molto può dare alla ricerca scientifica anche nel campo dell'open source. E come abbiamo detto, la Creative Commons quindi si preoccupa di fornire delle stratificazioni graduali che forniscono un'alternativa alla licenza classica della copyright or rights reserved, ma si pongono poi a metà tra quello che può il pubblico dominio, permettono all'autore di avere ciò che desiderano, ossia sempre il riconoscimento del nome, a meno che nell'ultima licenza non si chiede di riconoscerlo. A volte si vieta la riutilizzazione di contenuti in altri, per esempio utilizzare un brano di una musica per una canzone, ma altre volte sì, quindi dipende dall'autore. Si crea quindi una stratificazione, un graduale processo da all right reserved a nessun no right reserved, nessun diritto riservato. E questa cosa ricorda, appunto, abbiamo detto, l'importanza delle humanities per l'open source. D'altronde è quello che era successo nel Medioevo, quando c'erano differenti gradi di autorità, come sono stati definiti appunto dai professori poi della Federico II e poi dal professor Alberto Barbaro, che è stato il primo a formularlo in questa definizione. Ossia che c'erano gli autori con un gradiente più forte di autorità, cioè testi sacri gli autori classici, e altri autori che erano anonimi, anche perché il loro nome non veniva neanche riportato perché perdevano l'importanza, ed erano specialmente i testi storici, che quindi venivano riutilizzati, riformulati a piacimento dei copisti. E quindi non c'era più nessuna. Non c'era più nessuna, diciamo, non c'era più nessun rispetto del testo, e dunque, appunto, per questo si parla di gradiente di autorità. E si era creato appunto un passaggio molto importante tra una cultura rigida classica e la cultura medievale più fluida, un po' come il passaggio appunto tra il cartaceo e il digitale.
tra appunto il passaggio verso il post, tra l'altro il postmodernismo fluido, liquido, come l'ha definito Bauman. E dunque, questo va a comprendere che alcuni fenomeni nella storia sono ricorsivi, anche se che vanno calati nei propri contesti. La storia mai si ripete in modo identico, ma i meccanismi vanno studiati perché sono importanti a comprendere ciò che c'è dietro ai fenomeni. E dunque, per concludere, possiamo identificare poi nella Costituzione americana il principio, appunto, che abbiamo menzionato del fair use, quello che è l'impossibilità proprio dell'inventore di una scoperta a detenere diritti, a reclamare diritti intellettuali su quella scoperta. E questa cosa è molto chiara nell'ambito delle scienze dure, ma non nel campo della filologia, perché si considera una scienza più, appunto, più aperta, più libera come un'arte, e quindi non può essere riutilizzata. In realtà anche le scoperte filologiche hanno un loro peso scientifico, quindi la cosa importante è equiparare humanities e scienze dure, quelle che sono dette le STEM, e quindi si va verso delle open digital humanities. E dunque la formulazione definitiva dell'edizione critica nel percorso che abbiamo identificato finora è quella di immaginare una seconda fase della filologia informatica in cui ci saranno edizioni, come dice appunto Raul Morbenti in uno degli atti dell'Associazione per la Cultura Digitale di cui abbiamo parlato, di un'edizione che non ha, che ha più padre e più madre, quindi definitiva non appartiene a nessuno. Molti professori diciamo, reclamano, diciamo, rispondono al concetto di open access, sono riluttanti e recalcitranti perché dicono che diciamo, si perde ciò che si era costruito con difficoltà nell'Ottocento o nel Novecento con la costruzione del diritto d'autore e quindi con la possibilità di far vivere agli umanisti dei propri prodotti. Ma in realtà non è così perché l'ambito delle scienze umanistiche, così come appunto le pubblicazioni e le edizioni critiche sono pur sempre un oggetto di ricerca scientifica e quindi, come dice Raul Morbenti nell'articolo, i ricercatori sono pagati dall'università oppure devono essere pagati dall'università per tutte le loro ricerche e quindi anche per una loro pubblicazione, diciamo, una loro riedizione di un autore classico, possono renderlo libero innanzitutto perché deve essere un lavoro sempre disponibile, non solo nel momento della pubblicazione, ma anche nel momento del processo di costruzione dell'edizione, che è la parte più importante, e soprattutto perché in questo modo permetto poi alla comunità accademica di crescere. E chiaramente l'investimento poi arriva dall'università che investe sulla cultura, e quando poi si investe sulla cultura e sulla conoscenza, c'è sempre un ritorno. E dunque è interessante che poi la piattaforma JSTOR, che aveva accusato Aaron Swartz, per il Covid-19 ha fornito una possibilità di scaricare gratis 100 articoli al mese a tutti. E quindi questo ci fa un po' riflettere su come poi le cose diciamo cambiano, come poi alcuni meccanismi una volta innestati non si possono più fermare. E poi interessante il lavoro del professore Reggiani, papirologo dell'Università di Parma, che riporta nel suo libro La Digital Papyrology l'importanza di un'amicizia papirologorum tra papirologi per scambiarsi contenuti in un ambiente digitale. E poi, tra l'altro, sottolinea il fatto che il copyright deve essere un'opportunità, non una limitazione, e non si deve intendere in senso appunto antico come un qualcosa per diciamo, chiudere il proprio lavoro, salvare il proprio lavoro dalla dispersione dei predatori della scienza, ma un qualcosa che spesso serve per proteggere le proprie informazioni, insomma, il frutto della propria ricerca. Ma questo non deve impedire però la divulgazione, quindi quando poi il copyright ostacola la divulgazione bisogna superarlo e andare verso nuovi modelli, nuovi moduli. E dunque
un esempio appunto di quello che ci siamo detti, cioè la consistenza di modelli antichi e modelli nuovi e la nuova edizione critica del Nuovo Testamento in greco, che è stato pubblicato in versione cartacea con All Rights Reserved, è stato pubblicato in ambiente digitale, quindi in open access, nel quale appunto sempre diciamo All Rights Reserved, anche se non è specificato espressamente, e che comunque è un materiale più in continua evoluzione, curato però dagli editori dell'opera. Invece poi c'è una New Testament Virtual Manuscript Room, cioè una stanza nel quale consultare e operare la trascrizione dei più importanti manoscritti del Nuovo Testamento, che è aperta a tutti, è un po' come Wikipedia. Quindi è un'opera, è un open source dei manoscritti, nel quale tutti possono accedervi e collaborare alle fonti principali che porteranno alla nuova poi edizione critica, ora siamo alla 28ª, il lavoro che attualmente tutti possono fare, chiaramente con un grande lavoro poi di sorveglianza delle modifiche, che porterà poi alla 29ª edizione e poi all'edizione Major a cui stavano lavorando. E dunque questa può essere questo è a mio avviso l'unico esempio che c'è attualmente, che riesce a declinare tutte le varie forme del diritto d'autore e riesce a sfruttare la tecnologia non solo come mezzo di produzione, ma anche come mezzo di consultazione e quindi di diffusione del sapere, e dunque anche come mezzo poi di ispirazione. Quindi grazie, vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono quesiti, potete scrivermi al mio indirizzo di posta elettronica e posso anche fornirvi con la bibliografia aggiuntiva di quello che ci siamo detti. Buona giornata.